Buongiorno a tutti, vedo che ci siamo già abbastanza numerosi. Come al solito chiederei per un mio cruccio esistenziale a Cristina o Elsa di confermare che l'audio passa correttamente. Sì, funziona tutto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Massimo, ci siamo e ti sentiamo forte e chiaro. Benissimo. Credo che ci siamo. Dunque, vorrei darvi innanzitutto un'informazione a proposito del corso che è stato oggetto di domande da parte vostra. Il corso, come sapete, si estende su un arco di 72 ore che corrispondono a 12 crediti ed è composto essenzialmente di due parti. Questa prima parte, che è un seminario avanzato di filosofia della comunicazione, che si estende per 48 ore e che è occupato interamente da questo seminario Cronotopi del volto, e poi un altro modulo di 24 ore che fa parte dell'insegnamento integrato di filosofia della comunicazione, che sarà impartito da un nostro visiting professor che si chiama Jean-Marie Klankenberg, il quale insegnerà in italiano. Ma insegnerà sempre nell'ambito della filosofia della comunicazione, sempre in relazione al tema del volto, ma dal punto di vista delle sue particolari competenze, che sono abbastanza universali nel campo della semiotica, ma che si concentrano quest'anno soprattutto nell'ambito della semiotica cognitiva, cognitive semiotics, quindi del modo in cui il linguaggio, il senso, la significazione sono in relazione con le strutture della cognizione umana, quelle che derivano anche dall'organizzazione neurofisiologica, non soltanto della nostra percezione, ma anche della nostra capacità linguistica. Jean-Marie Klinkenberg è un professore emerito dell'Accademia del Belgio, è uno dei semiotici più importanti nella storia della semiotica. Abbiamo l'enorme piacere di averlo fra noi quest'anno, di averlo come visiting professor, e quindi vi consiglio molto di seguire attentamente le sue lezioni. Tra l'altro, Jean-Marie Klinkenberg è anche uno dei promotori, uno dei maggiori esponenti del cosiddetto gruppo MU, che è stato un gruppo attivo per diversi anni a Liegi, dove ha sviluppato una particolare concezione della retorica, la retorica strutturale, quindi applicando la semiotica, soprattutto la semiotica strutturale, a una rielaborazione della retorica e poi estendendo questa rielaborazione anche alla comunicazione visiva, ai linguaggi visivi, al senso visivo. Ecco, l'esame è unico, quindi consisterà comunque nella preparazione della tesina, nella preparazione dei libri, due se fate la tesina, tre se non fate la tesina, e poi anche naturalmente in una, conversazione, in un colloquio sui temi delle conferenze, delle lezioni che sono state presentate, saranno presentate durante questo seminario. Allora, provo a condividere lo schermo. Ecco, spero che la condivisione sia visibile. Oggi vorrei parlarvi di un tema che riguarda sempre il volto, che riguarda sempre i cronotopi del volto, cioè di questa variabilità spazio-temporale delle culture del volto, ma anche, come ha sottolineato bene il professor Bruno Surace ieri, la creazione di questi che potremmo chiamare dei plessi, no, spazio-temporali, cioè del fatto che vi sia un imbricarsi della dimensione spaziale con la dimensione temporale attorno a delle configurazioni sia topologiche che cronologiche, nelle quali c'è una particolare simbiosi tra lo spazio e il tempo, no? Un luogo che si configura anche come un tempo che si configura anche come un luogo. Quest'oggi però introduco brevemente
Un altro aspetto dei cronotopi del volto, di questa variabilità culturale, sempre nel senso e nella direzione di enucleare delle particolari figure culturali del volto attraverso le culture, attraverso lo spazio e il tempo, vorrei parlarvi di volti giganti. Adesso voi in questa piattaforma Webex, vedete il mio volto probabilmente con dimensioni, diciamo, inferiori rispetto a quella del mio volto biologico, eppure è emerso in diverse delle nostre conferenze che in certe circostanze le culture umane desiderano rappresentare volti con dimensioni gigantesche. Ne abbiamo parlato, abbiamo accennato a questa circostanza, per esempio, durante la conferenza del professor Mui Brighenti, non so se ve ne ricordate, il quale manifestava una specie di velata critica di alcune tendenze dell'arte contemporanea, in particolare dell'arte, diciamo, facciale di JR, il quale popola spesso dei contesti urbani con raffigurazioni giganti di volti, i quali però non corrispondono sempre, o comunque di solito non corrispondono a dei personaggi celebri, dei personaggi conosciuti, ma invece a gente comune, individui che non sono dei VIP, che non sono persone estremamente note. Allora, l'intento retorico-politico di questa operazione è molto chiaro, fino ad essere forse anche un po' demagogico, un po' banale, cioè quello di portare nuovamente alla ribalta il volto dello sconosciuto, il volto dell'anonimo, il volto dell'uomo qualunque, il volto dell'uomo di strada, il volto del popolo, al posto dei volti giganti che solitamente vengono rappresentati nei contesti urbani, ma che sono rappresentati anche nelle arti, no? Un altro frangente nel quale è emerso questo tema del volto gigante è stato durante la conferenza del professor Surace, che ci ha parlato molto di cinema, di rappresentazione del volto al cinema. Ebbene, anche nel cinema forse emerge per la prima volta con estrema forza, perlomeno nell'ambito dei mass media, l'idea di un volto rappresentato con delle dimensioni giganti sul grande schermo, no? C'è molta letteratura sul primo piano al cinema, che è una figura della rappresentazione del volto, ma è anche una figura dell'ostensione, della sua spettacolarizzazione, no? Vedere per la prima volta un volto immenso su uno schermo cinematografico ha costituito per molti spettatori, per molte spettatrici, un'esperienza scioccante, un'esperienza dirompente dal punto di vista estetico, dal punto di vista fenomenologico, psicologico, emotivo. Pensate a quanto questa esperienza per certi versi ci manca. Noi siamo adesso nell'impossibilità di vedere questi volti giganti rappresentati, perché bene che ci vada, visioniamo dei film sugli schermi digitali delle nostre abitazioni, dei nostri appartamenti, ma molti di noi probabilmente vedono serie televisive, film sullo schermo del computer. Quindi ci manca questo effetto di diciamo magnificazione del volto umano che garantiva invece la proiezione cinematografica. Io, spettatore piccolo, seduto, immobile nell'oscurità, vedo apparire su questo schermo gigante un volto di dimensioni sovrumane, no? Questo richiama delle sensibilità estetiche di interpretazione ancestrali, no? Dell'uomo di fronte al volto che appare quasi miracolosamente su una superficie con dimensioni macroscopiche, con dimensioni mastodontiche, no? Forse avrò il tempo un giorno di parlarvi su queste teorie che attribuiscono proprio alla pareidolia, quindi all'apparire di volti in contesti naturali, in particolare nelle nuvole, uno dei germi del pensiero religioso. Allora, voglio parlarvi di questo perché giustamente, secondo me, con una critica sottile che condivido, perché effettivamente coglie un punto molto interessante, il professor Mui Brighenti diceva: sì, ma questa operazione di JR
cioè quella di prendere il volto di un uomo qualunque, di uno sconosciuto, e di magnificare poi questo volto in una rappresentazione che occupi uno spazio fuori dal comune all'interno del contesto urbano, in realtà invece di rovesciare la retorica visiva del potere, quella legata proprio al gigantismo della rappresentazione facciale, in un certo senso la conferma, cioè conferma il fatto che prendere il volto di qualcuno e rappresentarlo in maniera sproporzionata, magnificarlo, rappresentarlo come un volto gigante, si conferma una pratica, una retorica in grado di conferire potere, no? Diceva giustamente il professor Mui Brighenti, ma in realtà forse si potrebbe sostituire questa retorica con altre retoriche, no? La retorica della relazione, la retorica della comunità, cioè una retorica che non strappa l'individuo all'anonimato rendendone il volto gigante, ma mettendolo in connessione con altri volti, no? Una retorica orizzontale più che una retorica verticale. Allora, oggi vorrei cominciare a parlarvi quello che potrebbe essere considerato forse un percorso genetico, filologico, come direbbe Foucault, forse genealogico all'interno della cultura occidentale, cioè dove nasce questa idea del volto gigante. Allora, vi faccio vedere alcune slide e soprattutto partiamo da una citazione classica, rinascimentale, tratta dalla vita di Michelangelo Buonarroti, scritta da Ascanio Condivi, che è stato il biografo ufficiale di Michelangelo, colui che lo stesso Michelangelo incaricò di scrivere la sua biografia, dopo che Michelangelo stesso, diciamo, rimase in parte insoddisfatto dalle note biografiche contenute nell'opera molto più conosciuta e molto più influente nella storia dell'arte, del Vasari. Allora, leggiamo questa citazione insieme. Stette in quei monti con due servitori e tu una cavalcatura, senza altra provisione se non del vitto, meglio d'otto mesi, dove un giorno quei luoghi veggendo d'un monte che sopra la marina riguardava, gli venne voglia di fare un colosso che da lunghi apparisse a navaganti, invitato massimamente dalla comunità del masso, donde cavare acconciamente si poteva, e dalla emulazione degli antichi, i quali forse per il medesimo effetto che Michelagnolo, capitati in quel loco o per fuggire l'ozio o per qualsivoglia altro fine, vanno lasciate alcune memorie imperfette ed abbozzate, che danno assai ben saggio dell'artificio loro. E certo l'avrebbe fatto se il tempo bastato gli fosse o l'impresa per la quale era venuto l'avesse concesso. Allora, siamo nel marzo del 1505. L'allora Papa Giulio II, che ricorderete anche dalle trasposizioni filmiche della vita di Michelangelo, convocò lo straordinario artista a Roma per commissionargli la creazione di una struttura monumentale. In soli due mesi il pontefice e l'artista si accordarono su progetto e prezzo. Michelangelo si recò quindi a Carrara, dove, come sapete, vi sono queste straordinarie cave di marmo bianco, per sceglierne i blocchi per il nuovo monumento. Il lavoro di selezione ed estrazione del materiale richiesto fu complessa e richiese molto più tempo. Durante 8 mesi, come sottolinea Ascanio Condivi, l'artista fiorentino rimase a Carrara, trascorse giorno e notte nelle cave, perlustrò le montagne, osservò attentamente quelle che egli chiamava le loro candide viscere, e sviluppò una specie di come dire, rapporto sensoriale molto intimo con le stesse cave, no? Ne annusò la polvere, ne tastò le venature, udì il fragore dei blocchi staccarsi dalla montagna madre, e persino, raccontava Michelangelo, sentì nella bocca il sapore della polvere di marmo, la stessa con la quale, a suo dire,
era stato allattato da bambino, no? Diceva Michelangelo di essere stato allattato con latte impastato con polvere di marmo. Dove? Beh, nel comune di Settignano, dove abitava la nutrice di Michelangelo, lavoravano gli scalpellini che estraevano la pietra serena. Ma osservando e riosservando il marmo, rimirandolo, ascoltandolo, toccandolo, annusandolo, persino gustandone la polvere, Michelangelo, come racconta appunto di lui biografo Ascanio Condivi, alla fine smise di cercare nel cuore delle cave il volto di Papa Giulio II. Michelangelo invece concepì un'impresa molto più ambiziosa, no? È stato uno degli uomini più ambiziosi della storia, Michelangelo, e ne aveva ben donde. Concepì l'idea di scolpire il volto di un colosso, un volto sovrumano, il volto di Dio. E allora, dopo aver trascorso 8 lunghi mesi a esplorare le vaste cave del marmo di Carrara, gli parve di scorgere che qualcosa di gigantesco, un mostro invisibile, un essere di dimensioni straordinarie, viveva in quel materiale perfettamente bianco. Allora, agli occhi dell'artista, i recessi delle cave divennero gradualmente dita, piedi, gambe, braccia, omeri, dei muscoli cominciarono ad apparire nelle pareti, un sangue latteo cominciò a scorrervi e più in alto nella montagna, come racconta lo stesso biografo di Michelangelo, si gonfiò un petto di gigante, no? Le pendici della cava si torsero in forma di fianchi poderosi e ancora più in alto, sulla cima delle Alpi Apuane, comparve il volto di un uomo, la bocca serrata, lo sguardo fisso sul mare, i capelli scompigliati dal vento impetuoso che soffiava a quell'altura. Fu allora che Michelangelo smise di scovare blocchi per dar forma di marmo ai capricci dei suoi clienti, e cominciò a credere che in tutta la montagna si nascondesse in realtà una figura di gigante, creato a immagine e somiglianza di Dio. E concepì allora un progetto titanico, il progetto di liberare questo gigante dalla roccia, di trasformare l'intera montagna nella statua di un colosso di marmo, che poi con il suo sguardo lucente avrebbe orientato i naviganti verso i porti della Toscana. Allora, questo progetto colossale non fu mai realizzato. Nel 1506 Michelangelo tornò a Roma e poi scoprì nel suo rapporto molto difficile con Giulio II che a questo pontefice non interessava più tanto realizzare la propria sepoltura e si dedicava invece ad altre opere e ad altre battaglie. E quello che però voglio sottolineare in questa citazione è una frase in cui Ascanio Condivi suggerisce, invitato massimamente dalla comodità del masso et dalla emulazione degli antichi. In cosa consiste questa emulazione degli antichi? Beh, Michelangelo non era stato, non fu il primo a concepire l'idea folle di trasformare un'intera montagna nella scultura di un gigante e l'intera cima di una montagna in una rappresentazione di un volto gigantesco, perché, come raccontano diverse fonti greche e latine, questa idea, almeno nel racconto mitico, fu concepita per la prima volta da un architetto e scultore noto come Dinocrate di Rodi, che è poi menzionato nelle fonti anche come Stasicrate o Chirocrate, che fu il primo a concepire il progetto di trasformare una montagna intera nella scultura di un uomo. Non un gigante, però, come Dinocrate volle rappresentare, né un dio, ma, udite, udite, un ragazzo, a quell'epoca più giovane di voi, cari studenti, care studentesse, un ragazzo che tuttavia all'epoca aveva acquisito carattere divino e conquistato
gran parte del mondo allora conosciuto, e si tratta di Alessandro Magno, no? Mi ricordo una volta qualcuno disse agli studenti: alla vostra età Alessandro Magno aveva già conquistato il mondo intero, no? E gli studenti, uno degli studenti rispose in maniera sagace: eh sì, però non aveva avuto lei come maestro, no? Il maestro di Alessandro Magno era Aristotele. Cioè, racconta Vitruvio, nel secondo libro del De Architettura, che appunto questo architetto e urbanista di Nocrate lasciò d'impulso la nativa Macedonia per seguire in battaglia l'esercito di Alessandro. No? Alessandro, forse conoscete la bellissima canzone di Vecchioni, ma comunque questo imperatore giovinetto che conquista tutto il mondo allora conosciuto. Dinocrate va incontro ad Alessandro per proporgli di persona un progetto straordinario. Anche Dinocrate, infatti, aveva visto un gigante in una montagna, e precisamente nel Monte Athos. Il Monte Athos poi sarebbe diventato molto noto, e forse noto anche a voi, per essere trasformato nell'enclave dei monasteri ortodossi, no? Quello che ancora oggi si può visitare, Covid permettendo, ma solo se si è un individuo di sesso maschile. Purtroppo, se si è un individuo di sesso femminile, non si può avere accesso al Monte Athos. Dinocrate non aveva però osservato questa montagna con gli occhi dello scultore, come lo avrebbe fatto in seguito il suo emulatore fiorentino Michelangelo, ma con quelli dell'architetto e urbanista. Ed infatti Dinocrate propose ad Alessandro Magno di trasformare il Monte Athos nell'immensa statua di un uomo, la quale avrebbe retto nella mano sinistra una città e nella destra una coppa smisurata, ove sarebbero confluiti tutti i rivi della montagna. Michelangelo sicuramente aveva letto Vitruvio, e la storia del progetto di Dinocrate lo aveva impressionato. Come il suo predecessore, come il suo antesignano greco, anche lo scultore fiorentino morì senza aver trasformato la montagna in un gigante. Tuttavia questa storia, cioè la storia di un architetto folle, un po' folle, che vuole trasformare un'intera montagna nell'effigie di un sovrano, e vuole sostanzialmente dare a questa scultura gigantesca del sovrano, con un volto gigante, la città, la vera città, nella stessa mano della scultura, questa idea non si realizzò né nel caso di Dinocrate né nel caso di Michelangelo, ma cominciò invece a vivere nelle arti visive. Allora, qualcuno di voi tra poco si laureerà, e oggi i laureandi italiani, di solito le laureandi italiane consegnano le loro tesi addirittura in PDF, no? Con dei frontespizi molto stereotipati. Invece nel XVII secolo questi frontespizi delle tesi universitarie venivano utilizzati per ringraziare in maniera sottile ed ermetica i benefattori che avevano concesso, che avevano permesso agli studenti, di solito studenti più che studentesse, di condurre i propri studi. Allora, nel frontespizio delle conclusioni presentate dallo studente spagnolo Cristoforo Lozano nel 1666 per ottenere il titolo di dottore presso l'Università Sapienza di Roma, compariva un'immagine disegnata da Pietro da Cortona, che è stato uno dei più grandi artisti del XVII secolo, del barocco, e incisa da un grande incisore dell'epoca, cioè François Spierre. La vedete in questa illustrazione. Allora, cosa rappresenta questa incisione? Che, ripeto, era il frontespizio, è stata utilizzata come frontespizio di una tesi di laurea. Rappresenta l'artista italiano che in ginocchio offre al pontefice l'incisione stessa, mentre un terzo personaggio, l'anziano architetto e urbanista Dinocrate, indica coi gesti, la postura e l'espressione del viso la corrispondenza tra l'immagine offerta e l'incisione. Allora, il messaggio visivo del frontespizio, che è un caso esemplare di mise en abîme, no? Sapete cos'è una mise en abîme? Mise en abîme è un po' come un effetto matrioska, no? C'è una rappresentazione,
nella quale c'è un'altra rappresentazione, diciamo così, incassata, che in qualche modo rimanda, per analogia alla prima. Allora, il messaggio visivo del frontespizio, che è un caso esemplare di mise en abîme, gioca con l'omonimia dell'imperatore macedone con il papa in questione, che è Alessandro VII. Lo incoraggia dunque a riconoscersi nel glorioso omonimo Alessandro Magno attraverso una serie di segni sibillini, ad esempio le querce ai piedi della montagna, che sono riferimento a quelle che comparivano nello stemma del pontefice, il cui nome di famiglia era appunto Rovere, quindi quercia anche nella diciamo cognome del pontefice. Allora, perché questo frontespizio? Perché vedete che questa idea di trasformare una montagna intera nell'effigie di un sovrano e di dedicare l'intera cima della montagna a rappresentarne il volto nasce con una storia mitica, quella dell'architetto e scultore di Nocrate, poi passa dal progetto ambizioso di Michelangelo, però poi ritorna nelle arti visive, ritorna ogni qualvolta c'è la necessità di omaggiare il potere. In questo caso l'artista Pietro da Cortona vuole omaggiare Alessandro VII e dice: guarda, tu sei come Alessandro Magno, noi non abbiamo trasformato una montagna intera nella tua effigie, però lo abbiamo fatto visivamente. Ti mostro come appunto l'intera montagna prende le fattezze di Alessandro Magno per dire che anche tu sei l'Alessandro Magno della Roma contemporanea, no? Forse questo studente spagnolo, Cristoforo Lozano, era stato ispirato da un libro che un suo connazionale, il diplomatico e letterato Diego de Saavedra Fajardo, aveva pubblicato alcuni anni prima, nel 1640, con un grande successo internazionale. Questo libro, che probabilmente non conoscerete, che non siete, diciamo, esperti di storia moderna, storia politica moderna, si intitolava Idea di un principe politico cristiano rappresentato in Siena Empresas. Allora, cosa c'è di interessante in questo libro? Beh, due cose. Una, che conoscerete il principe di Machiavelli, no? Allora, l'idea di questo autore spagnolo, Diego de Saavedra Fajardo, era di proporre una specie di principe cristianizzato, cioè un principe che si muovesse, diciamo, altrettanto efficacemente come il principe Ma di Machiavelli, ma con valori e con, diciamo, una ideologia di riferimento che fosse quella cristiana. L'altra cosa interessante è che è un libro per emblemi, quindi compaiono delle, come spesso accade dal XVII secolo in poi, spesso i concetti vengono espressi attraverso immagini, no? Attraverso emblemi, attraverso immagini anche molto sofisticate. Allora, andiamo alla ecco, questo è il frontespizio dell'opera di Fajardo. Che cosa dice in spagnolo in un passo per noi molto interessante di quest'opera? Un passo nel quale si commenta l'immagine che vedete sulla destra, no? Dove leggete forse in latino Quae tribuunt tribuit. Scrive Fajardo, ve lo leggo in italiano, poi lo vedete in spagnolo nella slide. Le divine scritture chiamano i principi montagne e tutti gli altri colline e valli. Questa comparazione racchiude in sé molte similarità. Infatti, i monti sono i principi della terra, perché sono immediatamente vicini al cielo e superiori alle altre opere della natura, ma anche per la liberalità con la quale le loro viscere generose spengono con sorgenti continue la sete dei campi e delle valli, rivestendoli di foglie e fiori, perché questa virtù è propria dei principi. Grazie a essa, più che alle altre, il principe è simile a Dio, il quale dà sempre a tutti abbondantemente. Grazie a questa virtù, l'obbedienza è più immediata, giacché il dono in colui che può esercitare il comando rende questo necessario e spinge all'obbligo. Il vassallaggio è gradevole per coloro che ricevono. Il vassallaggio è gradevole per coloro che ricevono.
non siamo di fronte ad un pensatore politico rivoluzionario, al contrario, è un conservatore piuttosto radicale, il quale esalta il potere monarchico, il potere del principe, il potere del capo, sostanzialmente una concezione estremamente verticale, verticaleggiante, verticalizzante della società in cui ci sono i principi designati per grazia divina, che sono come delle montagne, e poi tutti gli altri sono delle valli o tutt'al più delle colline. E questo, per così dire, suggerisce una natura consustanziale, una naturalezza, una spontaneità di questo ordine sociale, no? Come se questo ordine sociale facesse in qualche modo parte della natura. E a questo corrisponde anche l'idea che in realtà sia gradevole asservirsi a questi principi, a queste montagne, perché queste montagne ricevono, come ricevono le montagne, le acque, diciamo, piovane, e poi le fanno refluire verso il basso, no? Quindi è una concezione, insomma, molti di noi in epoca democratica, repubblicana, contemporanea, probabilmente giustamente rifiuterebbero. Però si collega appunto a questa idea di una montagna che metaforicamente rappresenta il potere assoluto. Allora, questa immagine l'avete già vista, è stata presentata proprio durante la lezione del professor Mori Brighenti, anche se poi il professore non ha avuto, il collega non ha avuto molto agio di soffermarvisi. Invece è interessante leggere o rileggere questa immagine proprio nel percorso genealogico che io sto mostrando anche per i fini del nostro, diciamo, seminario sul volto. Ed infatti, nella storia visiva dell'Occidente, il ricorso all'immagine del potere come montagna trasformata in gigante, che è un vero e proprio cronotopo, perché sostanzialmente mostra come la montagna si trasformi in un concetto politico in una determinata fase storica in cui prevale sostanzialmente l'assolutismo, no? E dunque, nella storia visiva dell'Occidente, il ricorso all'immagine del potere come montagna trasformata in gigante non esalta soltanto il dominio di monarchi e pontefici assoluti, ma anche quello dello Stato. Come nel famosissimo frontespizio che avete già visto nella lezione del professor Mori Brighenti, ideato da Abraham Bosse nel 1651 per il Leviatano di Thomas Hobbes, no? Una delle opere filosofiche fondamentali della modernità. In questa incisione, il potere assoluto viene rappresentato insieme come una montagna più alta delle altre, come l'effigie di un sovrano, e come corpo di gigante creato da quelli di una moltitudine, no? Si chiedeva al professor Mori Brighenti: ma come mai tutti i volti che sono contenuti in questo corpo sono orientati verso il sovrano? Beh, perché l'idea è quella di rappresentare una moltitudine anonima, in cui i volti dei singoli non sono importanti, perché quello che conta è il modo in cui danno luogo a questo potere assoluto dello Stato. La cosa interessante però è che, nonostante vi sia questa idea della formazione del potere assoluto da parte della moltitudine, il modo in cui si dà forma visiva a questa idea sostanzialmente riproduce la stessa retorica di un ingigantimento del corpo potente, no? E, se volete, rispetto a questo frontespizio, questa incisione, si potrebbe muovere la stessa critica che muoveva il collega Mori Brighenti ai volti giganti di JR, cioè sì, è vero, qui si dà dignità a una moltitudine, però una moltitudine senza volti, che nel momento in cui dà luogo al potere dello Stato, dà luogo anche ad un volto gigante, no? Quindi sostanzialmente ritornando a un'iconografia assolutistica, no, del potere. Anche nella Francia repubblicana, nel 1796, quindi siamo dopo la Rivoluzione francese, 1789, Pierre-Henri de Valenciennes dipinse un Monte Athos trasformato in monumento per Alessandro.
è del 1796, lo trovate adesso all'Art Institute di Chicago. Allora, in molti lo hanno interpretato come rappresentazione allegorica del potere repubblicano. E tuttavia, non si può escludere che l'intenzione del pittore francese fosse invece quella di alludere alla sua propria estetica della pittura di paesaggio, no? Poi teoricamente descritta in un'opera dello stesso Valenciennes intitolata Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur les genres du paysage. Non so se, ecco, questo è un'opera di questo pittore nel 1796, dalle stampe, questo elementi, scusate, manca una T, di prospettiva pratica a uso degli artisti, seguiti da riflessioni e consigli a un allievo sulla pintura e in particolar modo sul genere del paesaggio. Allora, cosa c'è da sottolineare rispetto a questa pittura? Da un lato, Pierre-Henri de Valenciennes si ricollega a questa tradizione iconografica che nasce sostanzialmente con le fonti classiche che si riferiscono a Dinocrate, al suo rapporto con Alessandro Magno, e quindi trasforma visivamente, questa volta nella pittura, una montagna intera nel corpo di un gigante. Questo gigante però non è più Alessandro Magno, noi siamo in epoca repubblicana, probabilmente il gigante in cui si fa riferimento alla Repubblica, quindi non è più Alessandro Magno, non è più il Pontefice, non è più lo Stato Assoluto, è la Repubblica. Rimane però questa idea che per dare un'idea della, diciamo, trascendenza del potere, o perlomeno della trascendentalità del potere della Repubblica, sia necessario raffigurarlo come un gigante dotato di un volto che tutto scruta con dimensioni sovrumane. Però, come vi suggerivo, c'è anche qualcos'altro in questa rappresentazione, vale a dire l'idea che lo stesso Pierre-Henri de Valenciennes espone nella sua opera teorica di un primato della pittura di paesaggio, no? Pierre-Henri de Valenciennes è un pittore essenzialmente paesaggista, è ricordato soprattutto per i suoi paesaggi, e l'idea che vuole esprimere è una specie di meta-riflessione sulla propria arte, no? È come se Pierre-Henri de Valenciennes stesse dicendo: sì, io sono un pittore di paesaggi, ma comunque la mia pittura è degna. Perché? Perché in realtà anche il paesaggio ha un volto, no? E io sono in grado di raffigurarlo. Quindi non mi si dica che sono inferiore ai pittori che rappresentano dei volti, ai pittori di ritratto, no? Anche il pittore di paesaggio ha una sua dignità, forse anche una dignità maggiore, perché deve scoprire in realtà il volto dentro il paesaggio. Quindi, diciamo, in questa opera pittorica ci sono entrambe le cose: c'è un'esaltazione della Repubblica con questo vecchio stilema visivo della montagna trasformata in un corpo gigante, ma c'è anche l'idea di un'esaltazione del genere della pittura di paesaggio. Allora, c'è un'altra realizzazione visiva del progetto di Dinocrate che si trova in un'opera successiva, scusate, dello stessa epoca, di poco precedente, del 1721, pubblicata da un famoso architetto austriaco, no? Se andate a Vienna trovate moltissimi dei suoi edifici, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Nel 1721 dà alle stampe un'opera di riepilogo, diciamo, sulla propria concezione dell'architettura. Von Erlach, che è stato forforse il più importante architetto asburgico, pubblica appunto questo Entwurf einer historischen Architektur, un confronto attraverso diverse epoche e culture fra tutti i grandi edifici del passato. Allora, c'è una tavola, un'illustrazione di questa, di quest'opera, la tavola 17, in cui si legge in tedesco: Der makedonische Berg Athos in Gestalt eines Riesen, wie der Dinokrates des großen Alexanders Architekt Solchenbaum angegeben. Quindi sostanzialmente un riferimento a quest'opera gigantesca mai realizzata di Dinocrate, che però Fischer von Erlach considera come uno dei grandi edifici del passato, concepito, non realizzato, ma comunque. Grazie a questa illustrazione, l'architetto austriaco
concretizza in una manifestazione visiva l'idea di Dinocrate. Vedete questa intera montagna, il Monte Athos, trasformato nella figura di Alessandro, con la cima della montagna che diventa questo suo volto inquietante, con gli occhi, diciamo, bianchi di una statua, e nella sinistra regge l'intera città, però in realtà ha un gesto che è abbastanza violento, no? Questa mano che non soltanto regge la città, ma sembra trattenerla, no? Sembra manifestare il proprio dominio sulla città. E la stessa cosa rispetto al braccio e alla mano destri, cioè non soltanto c'è un'idea di reggere una conca, una coppa nella quale fluiscano tutti i rivi della montagna, come aveva suggerito Dinocrate, ma c'è ancora una presa, no, sulla montagna, come una specie di dominio non soltanto sulla cultura, la città, ma anche sulla natura. Quindi il potere che si manifesta come potenza gigante, come corpo gigante, come volto gigante che affonda le sue mani e trattiene ciò che si trova nella vita naturale e la vita urbana che si trovano nei dintorni. Allora, va sottolineato però che Fischer von Erlach non confronta il progetto di Dinocrate con le architetture occidentali, ma invece con opere dell'Oriente Medio o estremo. Questo è per noi molto interessante, molto molto interessante. Diciamo, c'è una corrente nella storia del pensiero occidentale, ma anche nella storia visiva occidentale, che tende ad attribuire queste ipotesi di gigantismo all'Oriente. Come vedremo, non si tratta di un Oriente qualsiasi, si tratta di un Oriente connotato come una specie di nemico ideologico dell'Occidente, come un nemico ideologico che è nemico proprio perché concepisce questo genere di progetti, no? Un gigantismo orientale in qualche modo contrapposto a un senso diverso dello spazio, ma anche del volto in Occidente, no? Vedremo bene come questo si manifesta poi nella storia del pensiero occidentale. Allora, Fischer von Erlach, nel commentare questa tavola, la tavola 17, ricorda come anche la regina Assira Semiramide avesse fatto scolpire il suo ritratto gigante in una montagna che oggi è conosciuta come Bisotun, no? Nella provincia di Kermanshah, a ovest dell'Iran. Allora, probabilmente la fonte dell'architetto austriaco Fischer von Erlach era Diodoro Siculo, noto storico e enciclopedista, il quale racconta questo episodio relativo alla regina Semiramide nel secondo libro della sua biblioteca storica. Qui trovate il passo in greco. Mi scuso, ci sono delle traduzioni in spagnolo perché queste slide sono state presentate anche a Buenos Aires qualche tempo fa. Purtroppo non ho sempre tempo di tradurre tra le varie lingue che uso nel mio lavoro. Però cosa dice questa citazione? Semiramide, avendo compiuto le sue opere a Babilonia, marciò contro i Medi con un vasto esercito. Però quando giunse alla montagna chiamata Bisotun, si accampò lì vicino e preparò un paradiso. Un paradiso si intende un giardino paradisiaco, la cui circonferenza era di 12 stadi, poiché si situava in pianura. Disponeva di una grande sorgente grazie alla quale si potevano irrigare tutte le piante. La montagna in sé era sacra a Zeus e aveva rocce scoscese lungo una pendice fino al giardino, le quali misuravano fino a 17 stadi di altezza. Dopo aver tagliato la parte inferiore della roccia, la regina vi fece scolpire il suo proprio ritratto, insieme con la raffigurazione di un centinaio delle sue guardie personali. Qui avete una soddisfazione per la storia del genere, nel senso che vedete che non è soltanto il potere maschile, no, che vuole imprimere nella montagna il suo volto gigante, anche questa regina, nel momento in cui vuole esprimere con forza, con violenza il proprio potere assoluto, concepisce questa idea di trasformare il proprio volto nella diciamo, effigie che poi darà forma a l'elemento naturale più colossale, no? Che possa far parte dell'esperienza umana, soprattutto nell'ambito europeo, asiatico, cioè la montagna, trasformare la montagna nel mio volto, no? Pensate che ambizione, che ambizione
Oggi potremmo dire anche dal punto di vista, diciamo, della nostra fortunatamente aumentata ed accresciuta coscienza della diciamo, fragilità della natura, e quale arroganza non soltanto politica ma anche ambientale, no? Quella di voler imprimere in maniera così forte, così decisa, così violenta la propria impronta nella natura. Allora, è interessante notare che c'è un altro passaggio della stessa opera di Diodoro Siculo in cui si racconta un episodio legato ancora una volta ad Alessandro Magno. Alessandro Magno, nella sua marcia da Susa a Ecbatana, aveva deviato il suo cammino per ammirare questo paradiso che era stato concepito e realizzato da Semiramide. Allora, questo è interessante, lo rivedremo magari quando riprenderemo questa genealogia del volto gigante successivamente, no? Direi che, diciamo, per il momento ci possiamo fermare qui, ci possiamo fermare, diciamo, a questa, tappa della genealogia del gigantismo del volto gigante, nella quale, alcune fonti, ad esempio questo architetto austriaco, ma come vedremo anche le fonti classiche a cui si riferisce, in un certo senso attribuiscono questa idea, questa arroganza, questa ambizione di trasformare in maniera violenta la natura nel volto umano per esprimervi anche il potere assoluto del sovrano, all'Oriente. Vedremo che in Alessandro Magno, ad esempio in questo episodio che viene riportato allo stesso Diodoro Siculo, questa ambizione verrà stigmatizzata con delle conseguenze che poi saranno evidenti, soprattutto nella teoria del volto del Rinascimento. Ci fermiamo però adesso qui perché dobbiamo dare spazio al nostro illustre relatore esterno, che ringrazio moltissimo per la sua partecipazione. Io direi che potremmo, se siete d'accordo, fare una piccola pausa di diciamo 9 minuti, sono le 8:51 fino alle 9, e poi darei la parola alla professoressa Zassoro, la professoressa Cristina Voto, che sono l'organizzatrice del seminario avanzato, perché appunto possano introdurre il nostro relatore e dargli così la parola, perché diciamo, continuiamo per un'ora a parlare di cronotopi del volto, per poi passare ad una fase finale di discussione. Noi invece riprenderemo giovedì questo percorso attraverso la storia dei volti giganti. Quindi facciamo, se siete d'accordo, 9 minuti di pausa, riprendiamo alle 9 in punto. Vi ringrazio molto. Eccoci, allora direi che possiamo riprendere, non so chi prenderà la parola, se la professoressa Elsa Solo, la professoressa Cristina Voto, tutte e due, e comunque come sempre ringrazio per l'organizzazione, la co-organizzazione di questo seminario, vi do subito la parola, ringrazio anche il collega Nicola Carrara che insomma, ha avuto la gentilezza di unirsi a noi questa mattinata. Bene, inizio io, ma poi chiaramente sarà un dialogo, quindi avremo occasione di ascoltare anche Elsa. Beh, anzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Sono molto contenta che la giornata di oggi sia tutta all'insegna dell'arte, perché anche il professor Carrara ci presenterà un percorso dei cronotopi del volto in senso artistico, ma prima di, insomma, di tutto presentiamolo come giusto. Nicola Carrara è conservatore del Museo di Antropologia dell'Università di Padova dal 2000, è biologo, collabora come antropologo fisico in molti scavi archeologici sia italiani che stranieri e come perito in contesti forensi. Come conservatore si occupa del riordino, dello studio, della catalogazione, della valorizzazione delle collezioni museali. Ha pubblicato più di 50 lavori dedicati ai suoi campi di interesse su riviste italiane e sulle riviste internazionali. E ha anche pubblicato altrettanti capitoli di libri. Ha ideato e collaborato alla realizzazione di una decina di mostre temporanee in ambito scientifico e dal 2013 ha iniziato, assieme ad altri professionisti del settore, il progetto Facce, con lo scopo di ricostruire i volti di importanti personaggi storici o dei nostri antenati sulla linea evolutiva umana. Ecco, quindi
Diamo subito la parola a Nicola, che ringrazio. Salve Nicola. Buongiorno a tutti, grazie a voi, al professor Leone e a voi Cristina ed Elsa Soro che vi ho conosciuto via mail per l'invito. Spero che il mio contributo possa interessarvi perché racconta una fetta importante del mio lavoro, soprattutto negli ultimi anni. Intanto l'audio, mi sentite? Va bene, perfetto, grazie. E passerei allora alla presentazione. Se ho capito bene, gli interventi domande sono. Esatto, confermo. Allora. Spero condiviso. Parlerò di due esposizioni temporanee, il titolo appunto è Il volto in mostra, perché come diceva Cristina, da qualche anno appunto per lavoro ho approfondito questa tematica e partendo comunque dal mio background, diciamo, scientifico, perché arrivo al volto partendo da quello che c'è sotto il volto, cioè dal cranio, perché diciamo come formazione principale arrivo dall'antropologia fisica, quindi parto da un contesto di scavo archeologico dove si trovano resti ossei, oppure è capitato qualche volta anche in contesto forense, ma con contesti sempre con ritrovamenti scheletrici. Ovviamente ho ricordo preciso del primo scavo, del primo scheletro ritrovato, e ancora studente, ed ovviamente il primo passaggio mentale era sapere chi era e che faccia aveva. In qualche modo, dopo 20 anni di lavoro ho imparato a come si può arrivare a costruire un viso e questi lavori appunto sono concluiti in due. Le riporto qui, insomma, le locandine. La prima è stata a Padova nel 2015, faccia in molte volte della storia umana. L'altra, molto simile, diciamo, nei contenuti, a Cles, in provincia di Trento, Imago Animi, Volti dal passato. In realtà, appunto, essendo una mostra a sezioni, ogni sezione è conclusiva in un qualche modo, abbiamo avuto la possibilità anche di portare singole sezioni in mostra. Quindi queste sono, diciamo, le due mostre intere, ma appunto una sezione sull'evoluzione dell'uomo è stata portata al Festival della Scienza di Genova nel 2016. Un'altra sezione sul tema delle razze e del razzismo è stata portata a Vigonza, in provincia di Padova, per un'altra piccola esposizione, sempre nell'anno 2018. Quindi è una mostra a sezioni legate comunque, cioè indipendenti ma legate. Appunto, il tema che le unisce è il tema del viso umano. E dove nasce, da quali ragioni nasce questa mostra? Appunto, il Museo di Antropologia dell'Università di Padova è chiuso. Vedete, ho usato la grafica istituzionale dell'Ateneo perché di Padova, perché fra pochi mesi, insomma, nel 2022, l'Università di Padova compirà 800 anni. E proprio per quell'occasione, è prevista l'apertura di alcuni dei suoi musei, tra cui anche il Museo di Antropologia, che è chiuso da tanto tempo, e in un'operazione che insomma speriamo vada a buon fine, perché il periodo che stiamo vivendo purtroppo ci complica non poco la vita, come a tutti, appunto abbiamo questo progetto del Museo della Natura dell'Uomo, nel quale confluirà anche le collezioni del Museo di Antropologia. Però appunto nel 2015, nel 2018 il museo era chiuso e le esposizioni temporanee sono sempre state un veicolo importante, essenziale direi, per mostrare cosa fa un museo, perché nel museo oltre a conservare i reperti li studiamo, li approfondiamo l'arrivo, la storia, le persone che li hanno creati, se si tratta di opere d'arte o di opere manufatti. E
E quindi c'è uno studio, cioè un vero e proprio lavoro di studio e di ricerca. E i musei universitari ancora di più questa cosa la sentono, ovviamente attraverso tesi di laurea, progetti di dottorato, quindi è una attività viva e in due occasioni, appunto nel 2015-2018, siamo riusciti a raccontarle attraverso questo demo. E un'altra cosa più dedicata strettamente all'antropologia. L'antropologia si interessa all'uomo ed è un po' lo racconterò in particolare approfondendo una sezione della mostra. Alcune delle tematiche cariche all'antropologia denotano una storia di questa disciplina con delle macchie, direi, indelebili. Quindi l'occasione di queste due mostre è servito anche, non dico a riabilitare l'antropologia, ma mostrare come una scienza può cambiare le sue prospettive nel tempo attraverso lo studio e la ricerca. E poi un altro degli obiettivi era quello di creare comunque mostre open source. Quasi tutto il materiale, direi un 80% del materiale che abbiamo realizzato, grafica, multimedia, è disponibile in varie forme in internet, scaricabile, liberamente utilizzabile. Quando ho pensato in questi giorni come raccontarvi queste mostre, alla fine l'idea era quella di, che mi è venuta, quella di ripercorrerle virtualmente nelle sezioni e approfondendo alcune tematiche. E appunto ho preso quasi tutte le immagini dall'allestimento padovano, che avevo la fortuna di avere più immagini a disposizione. E appunto già l'apertura, questo era l'ingresso alla mostra, abbiamo avuto la scelta, fatto la scelta di esporre questi due aforismi, una fotografa di un fisico, quindi due mondi lontani apparentemente, ma uniti dalla fascinazione del volto umano. Ed è un po' come dire, il leitmotiv della mostra, perché il viso umano è sorprendentemente ricco di informazioni. Quello che tengo a dire è che è un po' anche il mio background di formazione. Siamo partiti dall'antropologia fisica, siamo partiti sostanzialmente dal cranio. E ci siamo avvicinati come gruppo alle ricostruzioni forensi. Ho visto che nel vostro ricchissimo programma di incontri, a cui spero di poter assistere in futuro, c'è proprio anche un intervento di un collega dell'Abano che parlerà di queste tecniche. Comunque, appunto, in brevissimo. Come brevissimo flash, insomma, la prima domanda: ma questi volti che vedrete, che hanno visto in mostra, sono attendibili o no? La ricostruzione facciale forense è una realtà o una fantasia? È una realtà, si basa essenzialmente, ma non voglio dilungarmi, proprio sulle misurazioni fatte nei decenni scorsi sui tessuti molli di cadaveri. E per vedere gli spessori delle masse muscolari. Quindi sostanzialmente è una vestizione, il cranio viene via via vestito di strati, i muscoli e la pelle, e la pelura, i capelli, e con una veridicità altissima siamo in alcuni contesti all'80%, tanto che non nella nostra tradizione, diciamo, italiana, ma nei paesi anglosassoni, sostanzialmente, l'antropologo forense intanto è una professione e in molti casi giudiziari le consulenze degli antropologi forensi sono determinanti. Immagino che tutti abbiamo visto le decine di serie televisive che hanno comunque che utilizzano queste tecniche, ecco appunto ovviamente
sono spettacolarizzate, ma la scienza che c'è dietro è concreta ed efficace, insomma. Appunto, il metodo consiste in passaggi progressivi. Appunto, la prima fase è la digitalizzazione del cranio. Questo che vedete è il calco del cranio di Francesco Petrarca, che conserviamo in museo, è uno dei visi che abbiamo ricostruito. Appunto, già in questa seconda immagine, in alto a destra, vedete delle lineette che sono gli spessori, si comincia già a delineare il profilo e poi vengono stesi i muscoli, gli occhi e infine il viso, la pelle. Questo è il cosiddetto primo step, il viso cosiddetto neutro. Si parte di solito con un viso di un quarantenne e poi a seconda dei dati disponibili. Le fonti possono essere fonti storiche, appunto, oppure lo studio antropologico a dirlo, sì, lo si ringiovanisce, lo si invecchia a seconda appunto dell'età del soggetto. Poi lo si veste, ma lo vedremo, la calibrazione la vedremo con un caso particolare. Allora, inizio con quella che era la prima sezione della mostra. Intitolata Guardiamo in faccia la diversità umana. Il tema dell'evoluzione umana è per l'antropologia il tema più caro e di maggiore interesse sicuramente. Ed è un tema anche delicato perché appunto ho utilizzato parte della grafica dei pannelli usati in mostra, sottolineando alcuni punti. È delicato da raccontare perché, diciamo, emerge prepotente il punto di vista di nostro, di Homo sapiens, della nostra specie, e questo sembrerebbe dire: se noi siamo qui a raccontare questa storia, vuol dire che gli altri non ce l'hanno fatta e noi siamo i vincitori, gli altri sono estinti. Ed è proprio un ribaltamento potente da fare, perché il processo dell'evoluzione ormai è chiaro, non è un processo lineare in cui c'è una specie che succede all'altra e migliora la versione precedente, ma è un cespuglio di tentativi, vari tentativi che possono coesistere e ognuno rappresenta un tentativo di adattamento all'ambiente. Quindi in questa sezione della mostra il primo obiettivo era quello di cancellare questa icona, sostanzialmente che è nelle nostre teste e ovunque, perché basta fare una ricerca per immagini su Google scrivendo evoluzione umana e viene fuori qualcosa di simile, insomma, questa processione dallo scimpanzé alla nostra specie che è sbagliata. L'intuizione di un giovanissimo Charles Darwin, qui lo vedete appunto raffigurato invece nella sua maturità, ma quando scarabocchia questo piccolo disegno, questo I think, io penso, questo cespuglio, questo corallo, anzi, in realtà, da una specie uno si ramificano vari tentativi e alcuni, appunto, con queste linee che interrompono, si estinguono. E quindi D, B e C, essendo più vicini, avendo un antenato comune più vicino, si assomiglieranno di più rispetto ad A. Questa intuizione del cespuglio è valida anche per la specie umana, ma appunto non è una lezione sull'evoluzione umana, e quindi arrivo al tema dei visi. Vedete, ho preso alcune immagini dall'esposizione, abbiamo esposto i calchi dell'evoluzione umana, diciamo che può. È un processo lungo, insomma, dei nostri antenati da quasi 7 milioni di anni fino alla nostra specie. Abbiamo messo i calchi, le loro ricostruzioni, alcune postazioni come questa, vedete, abbiamo messo questi due markers. Purtroppo l'immagine in questa parte è scura, ma dove sto indicando col mouse, spero vediate, c'era una telecamera che permetteva di puntare il calco del cranio e oscurando, mettendoci banalmente la mano sopra, partendo da destra o arrivando da destra o arrivando da sinistra, oscurando uno dei markers, sul monitor appariva
il cranio vestito di muscoli o vestito di pelle. E muovendo la telecamera si poteva vedere da più angolazioni. Ma appunto, pensando a questo incontro di oggi, appunto, c'è un viso nell'evoluzione umana che voglio approfondire, che in qualche modo si lega anche con la vostra città. Appunto, è il viso dell'uomo di Neanderthal, è il cugino estinto più vicino a noi. Abbiamo una sovrapposizione del DNA molto alta, qua 99 e 80%, insomma, per capire la percentuale, quanto eravamo simili. E appunto, uno dei ritrovamenti più importanti riguardante il Neanderthal è quello di La Chapelle-aux-Saints in Francia, all'inizio Novecento, un paleontologo noto, Marcelin Boulet, si occupa della ricostruzione di questo scheletro quasi completo. E che fa un disastro. Non sappiamo se lo fa dolosamente o per ignoranza. Insomma, ricostruisce, mette in connessione anatomica le ossa, ma in maniera errata, e ne viene fuori una bestia sostanzialmente. Lui denota è un aspetto bestiale, addirittura sbaglia l'articolazione delle vertebre cervicali e questa ricostruzione fa sì che la persona non potesse neanche muovere la testa, alzare la testa. E Boulet scrive: è talmente bestiale questo essere che non può neanche alzare gli occhi al cielo. La sua biologia è talmente limitante che gli impedisce quasi, gli toglie molta umanità. E Cesare Lombroso, appunto, che ha operato a Torino in buona parte della sua carriera, muore nel 1909, quindi sicuramente non è stato influenzato da Boulet, però c'erano già stati altri ritrovamenti dei neandertaliani. E Lombroso usa il Neanderthal come altra prova di una sua teoria, quella dell'atavismo, quindi il conservare caratteri primitivi bestiali nella specie, e ricostruisce un viso nell'italiano che fra poco andremo a vedere, che denota questo aspetto bestiale, perché Lombroso voleva portare avanti questa visione. Nel 57, 1957, viene rivisto da altri anatomisti statunitensi il fossile francese. E questi ne ribaltano ovviamente la percezione. E una frase molto conosciuta nell'ambiente è appunto: se potessimo farlo rivivere, vederlo nella metropolitana di New York, lavato, rasato e abbigliato con abiti moderni, dubitiamo che il suo aspetto attirerebbe maggiore attenzione di certi altri passeggeri. Ecco le ricostruzioni, quella a sinistra è quella commissionata dall'Ombroso, la potete vedere al Museo di Antropologia Cesare Lombroso dell'Università. E l'altra, quella a destra, è una ricostruzione recente fatta da un paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano. Tra i due visi, ovviamente, immagino la percezione è diversa, è fortemente diversa, insomma. Tanto hanno comunque 100 anni di distanza l'uno dall'altro. Ma la prima, appunto, quella dell'Ombroso, sottolinea la bestialità. Queste possono essere anche sensazioni comunque personali, ovviamente non voglio indirizzare troppo, ma diciamo che la ricostruzione più attuale trasmette altri segnali, a mio avviso, di fierezza, comunque di una personalità, di un uomo, ecco, insomma. E questo appunto è un'icona, secondo me, importante per quanto riguarda l'evoluzione umana, un'icona di come la progressione dello studio dei fossili, in questo caso dei fossili dell'uomo di Neanderthal, sia correlata anche alla
comunicazione di questi studi e una forma di comunicazione è la ricostruzione. E all'epoca dell'Ombroso, appunto, erano pochissimi i fossili dell'evoluzione umana ritrovati, quindi pochi segnali, poche informazioni si avevano. Oggi ne sappiamo molto. Dico solo due cose sui Neanderthal. Quando ero studente io, 25 anni fa, la cosa che ci insegnavano nei corsi era che la specie umana, Homo sapiens, l'uomo di Neanderthal, l'uomo neanderthalense, erano due specie separate, una europea, l'uomo di Neanderthal, e l'altra di origine africana, la nostra. In realtà ormai anche questo dogma è saltato chiaramente. Il concetto di specie biologico, quindi che due individui non possono riprodursi tra loro o avere una prole fertile, è saltato. Ormai il DNA ci dice chiaramente che ci sono stati degli incontri e della riproduzione, e c'è stata riproduzione incrocio tra la nostra e la specie di Neanderthal. Non so se avete sentito, è stata una notizia che è girata un po' anche su molti canali televisivi, sui giornali, legati al Covid. Insomma, sembra che alcune forme gravi della malattia siano legate all'avere nel nostro DNA una componente del DNA neandertaliano. E se noi abbiamo nel nostro DNA una parte neandertaliana, l'unico modo per spiegarlo è che ci sia stato un incrocio e che questo incrocio ha avuto una prole fertile che è andata avanti fino ai giorni nostri. Quindi è ovvio che la conoscenza ha approfondito la specie del Neanderthal e l'ha riabilitato in un qualche modo. Adesso è sicuramente una specie molto affascinante, molto studiata, un'umanità, un'altra umanità diversa da noi per alcune caratteristiche, ma con molto in comune. Insomma, dicevo, solo a livello di DNA ne abbiamo, è quasi uguale. La questione più delicata, ecco, come tematica della mostra, l'abbiamo intitolata Una faccia, una razza, non proprio. E la sezione dell'evoluzione umana, di cui vi ho parlato un attimo fa, chiudeva, l'ultimo reperto in mostra era un cranio di Homo sapiens idaltu, un fossile, forse tra i più antichi della nostra specie. La nostra specie ha circa 200-250 mila anni ed è di origine africana. Questo fossile è stato trovato in Africa. E nella sezione, appunto, immediatamente successiva, che è questa della questione delle razze, l'obiettivo che cercavamo di raggiungere, l'informazione da passare era questa, sostanzialmente. Le razze umane non esistono, non c'è un motivo, una ragione biologica, una ragione scientifica per poter affermare che le razze umane esistono. Anzi, siamo appunto, come ho detto poco fa, una specie giovane, 200 mila anni non sono tanti rispetto ai tempi della vita sulla Terra o della vita del sistema solare. Quindi veramente siamo una frazione piccolissima. E proprio questo tempo così breve non ha permesso di differenziarsi tanto. Appunto, uno degli storici di successo, insomma, comunicativi per parlare della nostra specie è tutti parenti e tutti differenti. Insomma, ovviamente ci sono a livello individuale, una differenza individuale c'è, ma non si può applicare a gruppi e quindi alterare questi gruppi fino a farli diventare razze. Eppure, qui la colpa, il peccato originale dell'antropologia, soprattutto, eppure a partire è innegabile, la storia è lì, è innegabile che soprattutto nell'Ottocento, ma diciamo già dalla Visalia prima, c'è quasi un'ossessione, una smania di classificare l'umanità. E gli antropologi si sbizzarriscono a creare strumenti e metodologie per valutare le caratteristiche morfologiche, quindi quelle
libri, dei singoli libri, per cercare di incasellarlo, con degli effetti, direi, tragici. E vi mostro com'era questa, organizzata questa sezione. Vedete, siamo in un corridoio e sulla parete destra sono appese questi calchi facciali, di fronte a questa parete a specchi. Vedete che il messaggio che volevamo dare era questo. Tra l'altro, appunto, l'allestimento di questa mostra è stato curato da uno studio di Torino con cui abbiamo veramente lavorato bene, e dava un'idea, voleva dare un'idea di, da un lato, il lato diciamo destro, di fissità. Quindi vedete che questi visi sono messi in ordine, c'è cioè proprio anche un ordine numerico, ogni volto è numerato. Adesso vi spiegherò chi ha dato questi numeri. Sono in righe, in colonne, incasellate. E il visitatore che entrava in questa sezione spostava non virtualmente, fisicamente la sua faccia in mezzo a queste altre facce e, volendo, poteva specchiarsi e muoversi dentro questa rigidità portando scompiglio. Questo era un po' il messaggio che volevamo dare. A questa fissità volevamo contrapporre, non dico un caos, ma un movimento, una varietà, una variabilità. La rigidità di questo antropologo, questo è un antropologo fiorentino, si chiama Livio Cipriani, si chiamava Livio Cipriani, e vedete appunto in questa foto come venivano realizzati questi, tra l'altro, come venivano realizzati questi calchi, sono fatti sul vivente, appunto, creata una matrice liso, e poi veniva da questo creato, stampato per colatura il viso in gesso. E Lido Cipriani è l'antropo, uno, anzi. È uno dei firmatari del Manifesto della Razza ed è l'unico antropologo che firma il Manifesto della Razza. Quindi è una personalità scientifica fortemente condizionata da questa ideologia. Quindi lui scrive più in più occasioni che questi visi rappresentano razze inferiori e che appunto l'umanità è divisa in razze. Quindi, diciamo, un antropologo figlio di un'epoca storica con un'ideologia dominante e che ha trovato comunque nell'antropologia, è innegabile, come dire, un braccio legato al servizio, perché l'antropologia, appunto, tramite questo lavoro di Cipriani e di altri antropologi, insomma, con questi strumenti antropometrici, ne sono qualcuno, due ad esempio, tavola a sinistra, tavoletta per stabilire il colore della pelle, oppure questa a destra con il colore e la forma dei capelli. Ma ce ne sono, gli strumenti antropometrici ce ne sono veramente un'infinità anche. Quindi c'è proprio una smania, un'ossessione di cercare di misurare ogni singolo individuo, classificarlo con questi numeri, incasellarlo, e quelle caselle sono diventate le razze, purtroppo, con gli effetti tragici che ben conosciamo. Difatti, la sezione chiudeva con una presentazione, un video che appunto richiamava gli esiti tragici del razzismo, insomma, con milioni ormai di esseri umani sterminati per queste ragioni malsane. E l'antropologia, appunto, è un po' l'assento come dire, colpa da espiare, essendo io un antropologo, insomma, come interesse principale, chiudeva con questa installazione che abbiamo chiamato La giungla di facce. Ed era appunto questa stanza da cui pendevano attraverso fili
sottili, quindi trasparenti, quasi invisibili, quasi, quindi dava l'idea della sospensione. Queste foto, poste a altezze irregolari, anche raggruppate casualmente, non c'è un criterio. Proprio volevamo fare da contraltare a quella rigidità che il visitatore vede nella prima parte della sezione con i visi, i calchi di Lido Cipriani. Volevamo dare l'idea invece di un movimento. E questi visi, vedete che in alcuni pannelli ci sono semplicemente i visi, in altri ci sono questi testi che raccontano un po' una breve biografia. Ci sono personaggi, chiamiamoli famosi, personaggi della strada. Alcuni pannelli hanno anche un semplice specchio, quindi il visitatore poteva di nuovo mettere il suo viso dentro questa giungla di faccia, per far vedere appunto visivamente come l'umanità sia variabile, fortemente variabile. Nell'individuo, ogni individuo è un'unicità con delle caratteristiche, però sostanzialmente, se guardiamo un pelo sotto, le diversità finiscono lì e non si può, appunto, non si deve, anzi, proprio scientificamente non c'è alcuna ragione, lo dicevo, arrivare a creare sistemi razziali e ovviamente ancora meno utilizzare queste classificazioni per discriminare. La terza sezione della mostra si chiamava Volti dal passato, era una proprio la ricostruzione di visi di personaggi storici e ho voluto portarvi un esempio che a me è caro, insomma è stato il primo lavoro importante, diciamo, per la prima volta ho avuto a che fare con televisioni, radio, giornali, perché quando nel 2014 abbiamo presentato la ricostruzione del Viso Sant'Antonio, c'è stato veramente un clamore e proprio per quello volevo un po' raccontarvi, anche portando le mie sensazioni personali. Intanto, appunto, io sono un padovano acquisito, ma uno dei detti che descrivono la città di Padova, è la città con i tre senza: il prato senza erba, il Prato della Valle è una piazza di Padova, una piazza molto grande, di fatto non c'è quasi un filo d'erba, il caffè senza porte, il caffè Pedrocchi, che è uno diciamo, dei luoghi simboli della città di Padova, viene detto senza porte perché nell'Ottocento, nel primo Novecento, era aperto giorno e notte, quindi era sempre vivo come attività, e appunto il santo senza nome. Se arrivate a Padova, non serve dire la Basilica di Sant'Antonio, basta dire la Basilica del Santo. Sant'Antonio è semplicemente il santo. E appunto io, non essendo padovano, ma essendo, diciamo, avendo studiato lì e quindi poi continuato il mio lavoro, non sentivo, non capivo neanche questa profondità, questo profondo legame tra la città e Sant'Antonio. E l'ho colto nel 2014, quando appunto abbiamo proposto la nostra ricostruzione. Faccio però un passo indietro. Perché il nostro lavoro si è basato su una ricognizione delle reliquie di Sant'Antonio fatta nel 1981. E in quell'epoca, degli anni, lo scultore vivente, Roberto Cremesini, fa un'operazione che è stata essenziale per noi. Crea il calco del cranio e della mandibola di Sant'Antonio, in questo che vedete con questa lega metallica bronzo. E la cosa importante è che è un cranio completo, nel senso completo di mandibola. E sottolineo una cosa perché è un contesto unico, attualmente, ma da sempre, insomma, è stato solo nel 1981 l'occasione.
Nella tomba di Sant'Antonio viene riportato il cranio, la mandibola invece è in un reliquiario separato ed è connesso a un'altra reliquia che è la famosa lingua del santo, che insomma la tradizione riporta che di Sant'Antonio che fosse un grande oratore e la lingua. Diciamo, alla sua morte si è sostanzialmente conservata integra, mummificata ed è conservata assieme alla mandibola in un altro reliquiario. Però nel 1981 sono state riunite per creare questo calco. Il calco ha le misure di questo calco sono corrispondenti all'originale, quindi perfettamente replicabile nella sua funzione di base per la ricostruzione del viso. E appunto, qualche anno dopo, nel 85, Cremisini stesso realizza la sua ricostruzione. Ecco, questa è esposta in uno dei chioschi della Basilica di Sant'Antonio ed è una ricostruzione coraggiosa rispetto all'iconografia che racconta Sant'Antonio. Ho preso un'immagine di un santino a caso, ma la città di Padova è bombardata, insomma, vedete delle fattezze completamente diverse. E Cremesini, con cui abbiamo avuto la fortuna di confrontarci, ci ha raccontato un po', insomma, che la prima cosa che ha condizionato il suo lavoro, lo ha messo lui stesso, sono stati i frati della Basilica, insomma, cioè, volevano trasmettere una certa immagine di Sant'Antonio, di un Sant'Antonio scavato dai continui di Giugni, le fonti storiche parlano. E quindi un viso molto, molto scavato rispetto, ad esempio, quello che riporta molti santini, sono invece un po' più arrotondato. Un altro passaggio determinante nel lavoro che fa la differenza rispetto a quello che abbiamo fatto noi è che appunto Cremesini sapeva che stavo lavorando per la ricostruzione del volto di Sant'Antonio. Ed è diversa la modalità che utilizziamo noi come protocollo. E appunto siamo vari professionisti che intervengono, quindi c'è io un po' come antropologo, come coordino il gruppo degli antropologi, abbiamo archeologi, abbiamo paleopatologi, quindi per la valutazione di alcune malattie, e il modellatore, colui che materialmente realizza la ricostruzione, lavora alla cieca nella prima fase, cioè non sa chi è il soggetto. A lui vengono solo detti sesso ed età e ascendenza, cioè luogo di provenienza, ma molto ampio. Quindi, per quanto riguarda Sant'Antonio, che abbiamo detto sappiamo essere di origine portoghese, abbiamo detto bacino del Mediterraneo, quindi area molto grande. Comunque vedete già questi primi passaggi, insomma, che il viso che si va a costruire è completamente diverso da quello di Cremesini, che appunto non conosceva le tecniche forensi. Quindi questo viso, l'ultima versione a destra, è il cosiddetto viso neutro per quanto riguarda Sant'Antonio. Diciamo, è un uomo di 40 anni, Sant'Antonio è morto a 36 anni, però, come vedete, con permettetemi, una faccia più quadrata, insomma, c'è cioè un aspetto completamente diverso da quello diciamo, dell'icona. E anche con delle masse muscolari completamente diverse da quel viso scavato realizzato da Cremesini. E appunto noi abbiamo sempre, dove possibile, ricercato le fonti storiche. In questo caso con Sant'Antonio abbiamo lavorato con il Centro Studi Antoniani, che è la massima autorità per quanto riguarda la conoscenza di Sant'Antonio. E dalle fonti storiche è emerso questo dato.
viene descritto Sant'Antonio come corpulentus, corpulento. E questo non perché fosse un mangiatore, anzi, appunto, che probabilmente morì per gli stenti dovuto anche ai suoi prolungati digiuni assodato, ma perché affetto da una malattia che aveva come effetto collaterale quello dell'idropesia, cioè l'accumulo di liquido sotto pelle. Quindi Sant'Antonio sostanzialmente negli ultimi anni della sua vita non era grasso, ma era gonfio. E questa cosa, dal punto di vista della ricostruzione forensi, non è facilmente realizzabile se non aumentando la massa grassa sostanzialmente. Quindi abbiamo il modellatore che a quel punto è stato, a cui abbiamo detto insomma di quale soggetto si trattava, ha aggiunto appunto spessori sia alle guance che nella parte bassa del viso. Quindi per creare questa, riprodurre in un qualche modo l'effetto della malattia, dell'idropisia, su questo viso. E questa patologia, tra l'altro, era stata ben osservata anche nell'81, vi dicevo della ricognizione, quando appunto un medico ha osservato che le costole, soprattutto quelle più basse, quelle più vicine al ventre, erano fortemente piegate verso l'esterno, come se il ventre fosse molto prominente. Ed è uno degli effetti della malattia, insomma, cioè appunto questo gonfiore. Nella tomba abbiamo trovato il colore, i capelli, i resti di capelli, quindi abbiamo ricreato poi nella taratura il viso con il colore corrispondente, e abbiamo trovato anche i resti del saio grigio rispetto a quello che attualmente usano i frati francescani, e le fonti storiche parlano appunto della tonsura, quindi la rasatura imparziale dei capelli. Questa è la nostra ricostruzione, completamente diversa da quella di Camisini, completamente diversa dalle fonti storiche. Però appunto non peregrina, insomma, cioè, nel senso, dal nostro punto di vista scientifico, noi eravamo tranquilli nella procedura fatta, ma come abbiamo avuto grazie al gruppo del centro studio, una controprova che appunto legata alle prime raffigurazioni di Sant'Antonio. Questo affresco che riporto a destra è ad Assisi, è di Giotto, della sua scuola. Si vede appunto San Francesco, ma a sinistra questa vedete che c'è un viso rotondo, insomma, più simile alla nostra ricostruzione. E vi riporto due, come dire, sensazioni personali. Appunto, vi dicevo che non sono padovano, lo sono diventato, e solo in quel momento ho capito un po' la portata di Sant'Antonio a Padova. Insomma, c'è stata, soprattutto sui giornali locali, una reazione non proprio positiva a questa ricostruzione. Di fatto, se fate una ricerca su Google Immagini, non trovate questa ricostruzione. Nei santini vari compare sempre la vecchia iconografia. Appunto, i giornali locali si erano sbizzarriti facendo un sondaggio: ma tu lo Sant'Antonio lo vuoi grasso, lo vuoi magro? E come se fosse una scelta, insomma, nostra quella di farlo grasso o magro. Tra l'altro anche, purtroppo all'epoca, c'era anche per ragioni politiche di guida della città, una forte avversione dei migranti, erano gli anni, insomma, delle grandi migrazioni dall'Africa, e appunto molti anche politici locali parlavano di questo santo, in questa versione, come di un immigrato. Quindi ecco, insomma, c'è stato un po' di, questo lo racconto come puro gossip, però è successo, insomma. Quindi questo porta un po' a quella riflessione che è simile a quella che ho fatto sul Neandertal. Insomma, è ovvio che quando guardiamo un viso ci portiamo dentro tutto
il nostro vissuto, tutti i nostri pensieri, tutti i nostri giudizi e pregiudizi. E in questo caso l'ho visto sul pregiudizio di un'intera città, di un'intera comunità, insomma. Cioè, quindi, tra l'altro, ecco, onore al merito, non dei frati, non della Chiesa. La Chiesa proprio è contentissima di questa ricostruzione, che tra l'altro è esposta nel museo interno. Avanti, questa è la sezione, lo specchio del viso. In questa sezione abbiamo approfondire appunto gli studi legati al viso, fisionomica, frenologia, per cercare in qualche modo di acquisire un po' la finalità di ricostruire la personalità di una persona attraverso i caratteri fisici. Dorian Gray, il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde racconta benissimo questo percorso. Ma questo appunto, tutto questo interesse nel viso, nella testa in generale, se vogliamo allargare un attimo, è innegabile, lo studio scientifico continua. E volevo appunto, più che parlare un po' della fisionomica, della frenologia, insomma, vedere un po', presentare alcuni lavori più recenti, non proprio recentissimi, alcuni, se voglio essere precisi, però l'interesse per questo, per il viso. E parto da un saggio che è bellissimo, a mio avviso, ancora attuale per certi versi, La scimmia nuda di Desmond Morris, scritto nel 67. E ripeto, per molte delle sue conclusioni e osservazioni sono sicuramente attuali. L'incipit del libro è famoso, insomma, mettendo in fila le pelli dei primati, una dietro l'altra, guardandole si vede che taglie diverse, dimensioni diverse, coda lunga, coda corta, coda assente, ma ce n'è una che salta fuori, che proprio esce dal gruppo. È una scimmia senza pelo, o poco pelo, è quella che Morris chiama la scimmia nuda. Ecco, questa perdita del pelo, non è solo la perdita del pelo corporeo, quindi della pelliccia, ma c'è stata anche nell'evoluzione una perdita del pelo del viso. Perdita del pelo, come dire, che ha portato a una maggiore complessità della muscolatura facciale. Abbiamo nel mondo animale l'apparato mimico facciale più complesso, cioè 26 muscoli per dare una gamma di informazioni, di segnali, di trasmissione di emozioni unica. Abbiamo veramente il viso più espressivo nei viventi. Questa cosa non sfuggì a Darwin, insomma, che era un acuto osservatore. E nel 72, 1872, scrive l'espressione dell'emozione nell'uomo e negli animali. E confronta l'espressione dell'uomo con gli animali più vicini, mammiferi, e vede, ad esempio, che c'è una somiglianza. Più ci si allontana dai mammiferi, meno sono le somiglianze. Quindi, di nuovo, pone Darwin questa osservazione nella sua ottica evolutiva, insomma, cioè gruppi di animali simili hanno caratteristiche, anche in questo caso l'espressione delle emozioni simili. Quindi, appunto, questa ricchezza di espressioni è dovuta a una natura facciale unica, appunto, abbiamo messo questa, non questa in realtà, ma un'altra cera anatomica che mostra quanto sia ricca e complessa la muscolatura. Abbiamo riportato appunto abbiamo messo in esposizione una delle prime copie del lavoro di Darwin, che è un lavoro molto interessante, tra l'altro uno dei primi libri, se non il primo in assoluto, ricco di un apparato fotografico notevole, appunto in cui Charles Darwin dimostra tanto la sua ecletticità, insomma, fotografa attori, fotografa i figli, ecco, molti figli, ha avuto 7 figli, se ricordo bene, Darwin, e alcuni, soprattutto più piccolini, venivano proprio fotografati ripetutamente dal padre a testimonianza delle emozioni che stavano vivendo e che il padre appunto organizza in questo libro, davvero affascinante, ancora molto, molto attuale. Ovviamente con questo contorno, noi abbiamo lavorato in parte sugli attori,
ovviamente che sono una categoria fantastica per raccontare le espressioni umane, ma di più per conoscenze personali abbiamo voluto raccontare una professione, che è quella del giocatore di poker, in cui appunto bisogna, come dire, essere padroni dell'espressione, perché appunto si può bluff, cioè uno dei meccanismi più interessanti è proprio il bluff nel gioco del poker. Quindi controllare il volto e mandare alle persone dei segnali precisi che vogliamo dare, anche i segnali fasulli, è un'abilità. Questi sostanzialmente sono dei professionisti del poker, sono dei più bravi degli attori in certi versi, insomma. Cioè, il famoso detto, se sai il tavolo di poker e non capisci che è il pollo sei tu, deriva da questo fatto sostanzialmente, che riescono a trasmettere. Tanto hanno una padronanza della memoria delle carte incredibile, ma soprattutto trasmettono quello che vogliono far trasmettere all'avversario, che sia vero o falso, non importa. È finalizzato al loro gioco, che può essere vincere o far vincere l'avversario, finché poi a un certo punto si decide che è il momento di giocare seriamente e spennarlo, come proprio fa l'esempio del pollo. Questa, perché appunto riconosciamo questi segnali dell'espressione? Abbiamo visto che c'è un apparato muscolare e nervoso incredibilmente sofisticato, ma ci sono anche dei meccanismi neurofisiologici. Ed è la scoperta fantastica in questo campo dei neuroni a specchio. Siamo all'inizio degli anni 90, è una scoperta italiana, sostanzialmente. Osservando alcune scimmiette, si vede che quando una scimmia svolge un'azione, la scimmia che lo vede, nella scimmia che osserva quest'azione, si attivano le stesse aree cerebrali che si attivano nella scimmia che sta compiendo l'azione. Manchi sì, manchi due, è un po' lo slogan che era passato. La scimmia vede, scimmia fa. Ed è interessante perché appunto non è che si attivano le aree e viene fatta l'azione, cioè la scimmia che vede non fa l'azione, però come dire, si predispone all'azione. E di nuovo questo va messo in chiave evolutiva. Più le specie che si osservano sono vicine, più le aree cerebrali che si attivano più le aree cerebrali si attivano e sono le stesse. Più lontani siamo dal punto di vista evolutivo, meno questa comunicazione funziona. Faccio l'esempio di un cane e di un uomo. Se un cane abbaia e un uomo lo vede, nell'uomo che osserva questo cane non si attivano delle aree corrispondenti all'abbaiare, perché nella nostra specie non c'è questa azione, anzi si attivano altre aree, che può essere la paura. Quindi di nuovo va messo in una chiave evolutiva. Quindi i neuroni a specchio sembrano essere una chiave di lettura efficace per capire sostanzialmente l'empatia. Quindi ce l'abbiamo nel cervello la capacità di leggere gli altri. Ed è evolutiva nel senso vantaggiosa dal punto di vista evolutivo. Quindi anche lo sbadiglio che è contagioso, sì, in qualche modo lo è perché si attivano appunto, quando lo vediamo, si attivano nel nostro cervello le aree che predispongono allo sbadiglio e a volte, spero non in questo momento, io non vi vedo, ma spero di non annoiarvi così tanto, sia partito lo sbadiglio. E abbiamo un altro aspetto sul viso, uno legato a una patologia e l'altra a una nostra predisposizione. Intanto il viso per la nostra specie, ma non solo la nostra specie, sono stati fatti esperimenti negli uccelli e negli altri mammiferi. Riconoscere il viso è innato, cioè è una delle competenze che si acquisiscono prestissimo, insomma. Riconosce, anche un viso stilizzato, due occhi, un naso, una bocca, è un processo precoce, insomma, se chi ha avuto a che fare con bambini piccoli, insomma, quando vedono l'adulto sorridere, imitano l'adulto e sorridono. E
E dall'altro lato, in condizioni rare, può succedere che appunto possa mancare questa capacità di riconoscere, come ci fosse un circuito interrotto, soprattutto sui neuroni a specchio, di non capire il segnale che mi sta mandando. Ad esempio, per i bambini, le persone autistiche, sembra che ci sia proprio un cortocircuito che non permetta appunto ai neuroni a specchio di leggere il segnale che la persona mi sta mandando. Oppure in casi altri, ancora più gravi, con un deficit proprio legato al sistema nervoso centrale, la prosopagnosia, l'incapacità proprio di riconoscere il viso come oggetto, diciamo. E il contraltare è invece, che non è una condizione patologica per fortuna, ma ne soffriamo tutti, è quella di vedere il disagio. Allora, per quanto riguarda la prosopagnosia, insomma, famosissimo è questo saggio di Oliver Sacks, questo medico inglese, famoso anche perché dai suoi lavori, appunto, uno dei suoi lavori è stato tratto un film, Risvegli, molto conosciuto. Ma quello, uno dei lavori più interessanti sulla prosopagnosia è questo saggio, appunto, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Lo riporto un passo. Si guardò intorno alla ricerca del cappello, allungò la mano e afferrò la testa di sua moglie cercando di sollevarla e di calzarla in capo. Quindi proprio l'incapacità di cogliere l'ambiente proprio per questo deficit. E sulla pareidolia, insomma, ne vediamo tantissime. Noi abbiamo appunto uno dei momenti interattivi della mostra, era proprio portare immagini, di mandarsi immagini di visi derivati insomma da questa nostra percezione. È facilissimo, insomma. Tra l'altro le macchine fotografiche, diciamo quelle dei cellulari, nei cellulari, insomma, un po' qualche anno fa, l'abbiamo fatto, noi abbiamo fatto la mostra nel 2015, se puntavamo la macchina, l'obiettivo verso uno di questi oggetti, riconosceva il viso. Adesso i software si sono raffinati. E l'ultima ancora avvenuto riguarda la maschera. Non andrò molto a fondo perché io per primo sarò curioso di assistere, se potrò, a uno dei prossimi momenti del vostro ciclo proprio sulla maschera. Comunque la maschera è dal punto di vista antropologico un fenomeno incredibilmente interessante, perché sembrerebbe alla di prima battuta un mimetismo. Io mi nascondo. In realtà no, o in parte. Chi si mette una maschera vuole essere visto con la maschera, però non vuole essere visto come individuo, quindi non è più un mimetismo, è qualcosa d'altro. È un fenomeno di antropologia culturale unico, affascinante, e tra l'altro anche mentre per altri fenomeni culturali, come dire, si vede un punto d'origine e un'irradiazione. Sulla maschera e sul fenomeno della maschera non si vede, ogni cultura del mondo, in tempi e modalità diverse, ha creato questi oggetti, con significati diversi, la maschera mortuaria, la maschera per il teatro, le maschere rituali. Noi appunto abbiamo avuto la fortuna, per la mostra di Padova, di lavorare con una realtà splendida, che è il Museo Internazionale della Maschera della famiglia Sartori, in provincia di Padova, un bellissimo museo. E questa famiglia lavora da 60 anni, sono artisti, diciamo a tutto tondo, ma lavorano nella produzione di maschere. Diciamo che il teatro italiano degli anni 40 in avanti deve ai Sartori, prima Amleto e poi Donato, le maschere più famose. E appunto abbiamo esposto parte dei reperti del Museo di Antropologia, le maschere etnografiche più significative, parte della collezione Sartori, e in queste tre stanzette approfondire, anch'io ho scoperto, insomma, che Arlecchino è, anche se non è una maschera, diciamo, veneta, è molto sentita in Veneto. Protagonista in molte opere, non capire. E ha un'origine
completamente diversa. Insomma, il nome Koenig, non so, in tedesco non lo so, Le King Arlecchino, insomma, quindi il re come dell'inferno. E richiama appunto a quello che avveniva nel nord africana, nei Mifredi sostanzialmente, quello che è diventato il nostro Halloween attuale, insomma, la masnada selvaggia, questo che dava questa processione, e malvagità, insomma. E il nostro Arlecchino, scrive Dario Fo, sembra avere invece un'origine che è un mix tra la tradizione dello Zanni bergamasco, insomma, l'Arlecchino sembra di origine bergamasca, ma prendendo comunque anche a prestito i personaggi diabolici del Nord Europa, una parte della tradizione francese. E della seconda tradizione, quindi nella maschera, c'è un segno. Qui, dopo, individuo, fra poco, nell'ultima immagine, vi farò vedere qual è il segno. Comunque, già qui, diciamo, da questa foto, riportiamo appunto alcune delle opere di Donato Sartori legate ad Arlecchino. Le maschere si vedono, proprio, vi farò vedere il dettaglio. Ma vedete appunto questa scultura al centro, questa è proprio una scultura metallica, e appunto di questa cavalcatura demoniaca cavalcata da questo altrettanto demone, con la sua armatura fatta addosso, perché ad esempio questi sono due bacini di mucca. E qual è l'elemento? Questa è l'ultima immagine della mia presentazione. Qual è l'elemento demoniaco? Questo è uno degli Arlecchini ultimi, insomma, si chiama Zoppello l'attore, uno degli ultimi attori, insomma, cioè, un vivente, un ragazzo che indossa la maschera dell'Arlecchino di Sartori, vedete questo bozzo, questo livello che rappresenta il corno mozzato, quindi con un retaggio diabolico, insomma, e vedete anche un po' la bravura un po' dell'attore, anche l'agilità, perché tutti gli Arlecchini inevitabilmente devono essere agili. Comunque trasmette anche questa immagine, insomma, non proprio dell'Arlecchino festoso e gioioso, ma con qualche retroscena un po' diabolico, sì. Io ho finito, vi ringrazio, spero, insomma, che vi sia piaciuto l'argomento e quello che ho trattato. Grazie Nicola, certamente. Non so se come vogliamo organizzare Massimo No, il grazie, grazie prossimo. molte innanzitutto per questa ricchissima presentazione. Tra l'altro, credo sia molto piaciuta alle studenti e alle studentesse perché ha dato anche concretezza a questi studi e a queste osservazioni attraverso lo straordinario strumento, diciamo, comunicativo della mostra. Io direi che possiamo forse fare 5 minuti di pausa, diciamo, fino alle 10:10. E poi lasciare spazio alle eventuali domande e commenti. Se siete d'accordo, voi siamo organizzatrici principali, Cristina ed Elsa, e soprattutto il nostro relatore, eh? Va Quindi benissimo. 5 minuti di pausa e alle 10:10 ricominciamo con la sessione di commenti, domande, eccetera. Grazie. Ecco, allora sono le 10:10, possiamo riprendere. Non so se Cristina, tu o Elsa volete guidare un po' la nostra riflessione comune. Certo, inizio e poi appunto passiamo al comune. E, beh, anzitutto ringraziarla, Nicola, perché lei è riuscito a, come dire, a presentare vari aspetti che stavamo trattando durante il seminario e a dare anche una prospettiva relativa al professionale, alla professione, sia per quanto riguarda l'allestimento di una mostra, ma per quanto riguarda anche il suo lavoro nell'ambito forense. Quindi questa è una prospettiva che ancora mancava nel seminario, credo che sia molto interessante. E interessante anche perché comunque si appoggia sul terreno che è quello del personale, che è un aspetto che anche questo apprezzo perché è sempre importante, no? Ricordare anche che abbiamo una biografia che comunque ci porta a certe scelte, a certe decisioni.
Infatti lei nella sua presentazione ha esordito raccontando un po' come dire, l'emozione del primo rapporto con uno scheletro, no? E quello mi è sembrato anche molto, molto interessante perché, per esempio, io ho studiato a Bologna e a un certo punto ho fatto un servizio professionale, le famose 150 ore da studentesse, e l'ho fatto nel Museo di Antropologia e praticamente io ho vissuto per 150 ore circondata da cranei, quindi so perfettamente cosa vuol dire, come dire, convivere il proprio spazio-tempo con il cranio. Però lei appunto è partita da questa emozione, da questo ricordo, da questa sensazione, poi ci ha raccontato appunto cos'è stato anche l'allestimento, no? Di un lavoro che dal cranio cerca di passare a un'altra superficie, che è quella della faccia, alle scritture, come dire, che fanno l'antropologia, ma anche gli aspetti più socioculturali. Anche in questo senso ho trovato molto interessante, le diatribe, no? Che lei ha descritto per quanto riguarda, come dire, l'appropriazione, la proprietà stessa di quale sia la superficie del volto del santo, no? Del santo di cui addirittura non si dice il nome. E poi ha concluso ritornando al cranio, no? Riparlandoci, anzi, andando proprio dentro il cranio, parlandoci di neuroni specchio, chiaramente passando per frenologia e a ambienti, come dire, vicini a Torino con Lombroso. Quindi ecco, anche pensando un po' alla sua formazione come biologo, volevo chiederle da un punto di vista forse disciplinare e anche un po' interdisciplinare, perché lei appunto attraversa tanti, tanti ambiti. Come succedono questi passaggi dalla faccia al cranio, a dentro? Perché un po' sono anche mode, forse, ora c'è, no, mode forse è un termine un po', come dire, riduttivo, però ci sono certe predominanze discorsive di un elemento che non si sa bene se pensarlo come un'unità, appunto, come una stratificazione. Ecco, lei cosa ne pensa di questo grande complesso che la faccia? Io la vedo come un'unità sostanzialmente, e spesso le unità sono fatte da varie parti. Quindi, di fatto, appunto, ho un ricordo del mio professore di antropologia, il professor Brusini, che è mancato un paio d'anni fa, che è stato un po' il mio maestro. Diceva che l'antropologo è lo specialista del generico. Mi piace questa definizione perché, appunto, inevitabilmente l'antropologia è un. Come modalità deve contaminarsi con gli altri saperi. Quindi, ovviamente, il mio percorso è stato così perché sono partito strettamente dall'antropologia fisica, quindi dallo scheletro, e riportando appunto, quando in un contesto archeologico si incontra lo scheletro, le prime informazioni che si cercano di stabilire è sesso ed età, malattie, cause di morte. Poi ovviamente cominciando a lavorare in un museo ricco di reperti, perché il museo di antropologia, anche se chiuso, è ricchissimo perché abbiamo collezioni archeologiche, abbiamo collezioni legate all'evoluzione umana, abbiamo collezioni frenologiche, collezioni etnografiche, ovviamente i saperi si mescolano e venire a contatto con esperti antropologi culturali, etnografi, psicologi, artisti, ovviamente è chiaro che è necessario mescolare questo sapere perché appunto stabilire dei confini è ovvio che dopo uno può legittimamente specializzarsi, però è dal confronto che emergono le cose più interessanti dal mio punto di vista. Sì, non so se Elsa o Massimo avete una domanda, altrimenti io ne ho un'altra, però posso farla anche dopo. Allora mi allaccio io, insomma, se Massimo è Prego, d'accordo. prego, prego Grazie. Elsa, sì. Vabbè, innanzitutto mi accollo ai ringraziamenti per il bellissimo intervento del dottor Carrara, che ovviamente arricchisce, diciamo, i temi su cui stiamo lavorando in modo veramente. Allo stesso tempo allineato, però allo stesso tempo anche fornendoci una visione appunto di discipline che noi, insomma, essendo, diciamo, scienziati umani, così come si dice, su cui direttamente non lavoriamo.
E io appunto mi ha molto colpito all'inizio del suo intervento quando descriveva la parte più forense del lavoro e in particolare quando ci raccontava il processo di, lei l'ha definito la vestizione del cranio, che mi è sembrato un'espressione veramente appunto parlando di crani, come appunto la professoressa ha avuto dalla sua esperienza delle 150 ore, ci ha raccontato da crani, anche io forse siamo un po', non avendo fatto questa esperienza, però allo stesso tempo mi ha colpito. Ecco, volevo chiederle se ci poteva raccontare qualche aneddoto, qualche insomma particolare. Riguardo a questo processo di vestizione, in qualche modo lei ha appunto ha parlato di una ricerca sullo spessore delle masse muscolari. La mia domanda era rispetto su quali fonti voi vi basavate per diciamo vestire il cranio, no? Quindi scegliere poi per quanto riguarda la pelle. Certi toni, certe pigmentazioni piuttosto che altre, insomma, questo anche perché, come lei stesso diceva, sono questi gli aspetti più problematici che appunto sono interessati appunto da bias di diverso tipo, sia nell'origine dell'antropologia, sia anche oggi, quando appunto il riconoscimento facciale funziona su algoritmi che hanno bias di tipo appunto razzista o comunque insomma con vari tipi di problemi. Ecco, se ci voleva raccontare un po' meglio questo, cioè non meglio, con più particolari questo processo, credo che sia di estremo interesse per noi. Volentieri prendo un attimo un'immagine dalla presentazione che Grazie. magari può aiutare. Un attimo che la recupero. La condivido. Ok. L'ho raccontata in poche parole. E appunto. Il cranio al primo viso, il volto, quello che chiamiamo il volto neutro, sono sostanzialmente quattro passaggi. Noi ormai lavoriamo in passato, diciamo in passato fino agli anni 80, si lavorava proprio materialmente sul cranio, quindi venivano proprio messi dei cilindretti in vari punti antropometrici già stabiliti che davano gli spessori sostanzialmente. Quindi abbiamo messo dei cilindretti sul cranio o sul calco del cranio in alcuni punti che davano gli spessori della muscolatura. E questi spessori ormai erano, e adesso ancora di più con l'avvento dei computer, della grafica 3D. Comunque è depositato in banche dati, sostanzialmente esistono delle banche dati mondiali a cui anche il nostro modellatore attinge, da cui attinge, divise separate per diciamo provenienze, per aree geografiche. Ma cerchiamo anche noi stessi antropologi, più possibile, di non parlare di razza, anche se in qualche modo inevitabilmente ci si finisce un po' dentro, perché ovviamente le caratteristiche medie di un asiatico sono diverse dalle caratteristiche, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, le caratteristiche medie di un europeo. E quindi, appunto, posizionati questi spessori, ormai lo fa il computer, insomma, un po' queste linee denotano, in trasparenza e la prospettiva laterale, quindi non si vedono i cilindretti. Comunque, questi sono sostanzialmente gli spessori che corrispondono a dei cilindretti, sostanzialmente, che vengono poi coperti. Proprio l'operazione successiva, posizionati gli occhi, è quella di nascondere, obliterare quegli spessori. E già arriviamo a una prima definizione del viso, della struttura muscolare, che quella, diciamo, rimane. Essere
grassi magri, a questo punto non interessa perché la massa muscolare rimane uguale. Una persona, se anche è capitato che qualcuno magari ha preso peso, anche nelle nostre esperienze, o ha perso peso, sostanzialmente no, non è che il nostro viso si trasforma, le masse muscolari sostanzialmente che sono una parte importante della nostra fisionomia rimangono sostanzialmente. Poi il discorso pelle, ecco, la prima vestizione della pelle è appunto, deriva da quel dato che noi forniamo al modellatore. Il modellatore appunto sa sesso, età e ascendenza, quindi la provenienza. Quindi ovviamente anche sul discorso della pelle si pesca nei database a seconda della provenienza. In casi diversi, non con Sant'Antonio, perché noi lavoravamo su un calco, quindi su un oggetto bronzo sostanzialmente metallico. In casi più raffinati l'abbiamo fatto con un San Valentino, lo stiamo facendo l'abbiamo fatto con un San Teobaldo e lo stiamo facendo con un altro beato. Lavoriamo col DNA, noi estraiamo frammenti, polveri di DNA, solitamente. I siti più interessanti che danno risposta sono le radici dei denti o la parte interna del meato acustico. Noi estraiamo appunto queste polveri e le analizziamo alla ricerca delle informazioni genetiche che riguardano colore della pelle, colore dei capelli e forma dei capelli. Ecco, diciamo che questo è un procedimento che non sempre lo mettiamo in campo con. Dipende diciamo, dal cranio di partenza, se è un cranio vero o non è un cranio vero, dipende purtroppo anche da un discorso di budget. Ogni analisi ha un costo e quindi a volte la committenza. Ecco, immaginate le ricostruzioni di visi di santi o personaggi della religione nascono dalle comunità, dalla devozione, sostanzialmente loro hanno genuino bisogno di venerare un'immagine attendibile, anche perché di santi di cui diciamo minori ma molto sentiti in alcune zone, mancano dipinti, mancano statue, quindi la raffigurazione è completamente fantasia. C'è proprio questo desiderio che nasce dai fedeli sostanzialmente di realizzare un'immagine realistica del viso. E ovviamente queste parrocchie non sempre hanno la disponibilità di fondi. Ovviamente per noi come università diventa un progetto di ricerca, quindi cerchiamo di andare incontro il più possibile, però ovviamente ci sono dei costi vivi che non possiamo sempre sostenere. Però a volte appunto tramite sponsorizzazioni o interessi altri si riesce appunto quelle caratteristiche, colore della pelle, colore dei capelli, forma dei capelli, riusciamo ad attribuirle proprio dal DNA. E quindi arriviamo proprio a una vera e propria ricostruzione forense. E ovviamente poi la vestizione reale, la calibratura, la chiamiamo tecnicamente, quindi l'acconciatura e il vestito, ovviamente sono le appunto di su Sant'Antonio, dicevo, non abbiamo analizzato il DNA, però dentro l'urna che conteneva i suoi resti, erano presenti alcuni capelli, quindi il colore è castano scuro, l'abbiamo preso da lì, e anche il saio, che è diverso rispetto ai francescani attuali, perché è grigio, insomma, anche se ricordate nell'immagine che ho mostrato di San Francesco e Sant'Antonio assieme, c'era un saio grigio, quindi la tonsura, anche quella è una informazione che ci hanno dato i frati. Ovviamente sono dettagli che cambiano comunque completamente il risultato finale e lì è un po' più una fase artistica, ecco, insomma, cerchiamo il più possibile di attenerci alle fonti storiche o ai dati scientifici, però soprattutto per visi di santi noi dobbiamo anche tener conto delle esigenze dei fedeli. Banalmente, vi faccio un esempio che stiamo studiando un beato afflitto probabilmente da malattia, una peste, in una forma lieve, e probabilmente non è morto per questa malattia, però nella ricostruzione del viso
non si può far vedere che era pestato, ecco, insomma, per capire. Bisogna un po' mediare da questo punto di vista, però appunto cercando il rigore, e lo vedo da tutte e due le parti, è ovvio che anche i fedeli vogliono un volto realistico piuttosto che un volto di fantasia. Grazie mille, dottor Carrara, assolutamente interessante, ci fa capire questo processo investigativo che è un processo, diciamo, effettivamente che ripercorre le tappe di proprio di un'investigazione, per questo si lega appunto anche alla scienza forense. Tra l'altro le volevo segnalare che l'Università di Torino ospita un altro progetto IRSI dalla dottoressa Jenny Ponzo che si intitola Nemosanti e con un'analisi semiotica ripercorre le figure della santità insomma, negli ultimi anni. Quindi Grazie. effettivamente questo suo lavoro è sicuramente interessante anche per questo altro progetto che, insomma, che cui siamo ovviamente in contatto, essendo lo stesso dipartimento e la stessa università. Tra l'altro vedo appunto anche nella chat gli studenti esprimono un interesse hanno espresso un interesse verso il suo intervento, tra l'altro appunto tutta la storia della reazione, diciamo, politica alla figura del Santo a Padova, insomma, ha scaturito alcune reazioni, quindi, insomma, la nostra audience è attiva. Sì, rispetto a questo, se posso, vorrei chiedere appunto, magari ancora un po', visto che approfittiamo della presenza di questo relatore così esperto, qualche informazione in più sulle reazioni rispetto a queste mostre, cioè come ha reagito il pubblico, diciamo, i dati quantitativi ma anche qualitativi, che risposta c'è stata, diciamo, nella popolazione, nella cittadinanza, nei media, perché. Diciamo, è uno strumento, quello della mostra, che ci interessa molto. Purtroppo abbiamo potuto organizzare nel nostro gruppo di ricerca soltanto di virtuali, però non è escluso che nel futuro ci lanciamo, insomma, magari anche con il suo aiuto in questo tipo di attività. Quindi volevo sapere un po', insomma, avere un po' più di informazioni sulla risposta, sulla ricezione di queste due mostre. Allora, a livello numerico abbiamo avuto le risposte di circa 20.000 visitatori nella mostra Facce a Padova e 15.000 quella di Class. Va detto che appunto uno dei capitoli su cui va investito molto è la comunicazione, la divulgazione, la pubblicità sostanzialmente. Noi ci rendiamo conto appunto in strutture enti che sono musei aperti, che fanno mostre in continuazione, il pubblico è già attento e quindi si aspetta che anche con cadenze più o meno regolari ci sia qualche evento. Museo di Antropologia, come dicevo, è chiuso da tantissimo e quindi non è facile raggiungere il pubblico, informarlo, proprio il pubblico di base. Abbiamo avuto, ecco, in entrambe le mostre le scuole protagoniste, perché siamo riusciti, ed è più facile un po' raggiungere questi canali, perché ci sono appunto gruppi, siti web anche di docenti, comunque molti dei temi cadevano nei programmi scolastici, quindi è anche facile creare un percorso, anche perché noi poi nelle mostre, in entrambe le mostre, assieme alla visita alle scuole, proponevamo dei laboratori didattici per approfondire alcune tematiche. Quindi il pubblico scolastico è raggiungibile, più difficile quello, il pubblico generico, insomma, proprio perché lì è necessario investire molto. L'Università di Padova, nella sede padovana, come dire, abbiamo vissuto una felice o infelice concomitanza, dipende dal punto di vista, dal mio punto di vista la vedo infelice, nel senso che proprio nello stesso momento in cui aprivamo la mostra, veniva inaugurato e apriva al pubblico l'ampliamento dell'orto botanico, noi eravamo tra l'altro nella stessa zona, nello stesso stabile, e ha vinto l'orto botanico, insomma, c'era molta più, anche, come dire, molte più attese. Una
una campagna di informazione notevole e quindi ha vinto. Però appunto, ecco, la cosa che se la buttiamo dal punto di vista numerico, ovviamente non c'è paragone tra le due aperture, però ho conservato i diari dei commenti, ecco, ho sempre trovato commenti positivi anche su tematiche difficili, perché appunto alla fine le prime due sezioni, quella dell'evoluzione umana e quella delle razze, sono molto delicate. La prima perché in qualche modo sull'evoluzione umana appunto va scardinato quell'immagine iconica che abbiamo dell'evoluzione umana e anche comunque inevitabilmente un bagaglio cristiano cattolico diffuso. E tra l'altro appunto onore del merito, onore del vero, va detto che quasi sempre le scuole cattoliche che sono venute in vista sono state le più tranquille. A volte inaspettatamente abbiamo avuto osservazioni negazioniste, perché appunto diciamo i negazionisti sono comparsi un po' dopo, ma c'erano già delle avvisaglie varie prima, appunto su quello che facevamo, sostanzialmente sul messaggio che volevamo trasmettere. Inaspettatamente da scuole cattoliche abbiamo avuto, anzi, buona risposta. Discorso razze e razzismo è molto difficile, perché in un qualche modo scientificamente e razionalmente lo smontiamo in 3 secondi, il razzismo. Non ha senso. Eppure è un modo anche della nostra mente di catalogare, insomma. Cioè, banalmente, quando in un contesto ci sono due persone, io descrivo il grasso e il magro, io do dei... Li descrivo con delle caratteristiche fisiche per far capire al mio uditore chi era, e il colore della pelle può essere uno degli elementi. Ovviamente, finché si ferma, se si fermasse a questo livello, la cosa finirebbe lì, ma invece si va oltre, insomma, si applicano delle etichette morali, perché appunto ecco, uno dei problemi storici del razzismo scientifico è proprio che, oltre a caratteristiche fisiche, chiamiamole differenti, c'erano delle caratteristiche morali inferiori secondo la logica di questi personaggi, e quindi pericolose proprio per quello. E quindi è un problema che ci portiamo dentro e che continua. Appunto, ho fatto anche l'esempio di Sant'Antonio: sui giornali la maggior parte delle persone vedeva questo santo portoghese, quindi probabilmente dall'incarnato olivastro, come uno degli immigrati che in quei giorni arrivavano dall'Africa, e quindi c'è stata tutta la polemica, anche alimentata all'epoca da una giunta ostile agli immigrati, e quindi ha portato quel parapiglia, insomma, che ho vissuto, insomma, anche simpatico detto, perché insomma, adesso, alla fine non c'è stato niente di pericoloso, però denota una realtà che c'è strisciante. È difficile da sradicare, soprattutto negli adulti. I bambini nelle classi vivono già il fatto che i popoli si mescolano. Gli adulti sono più difficili, hanno una testa già, una mente già formata, hanno dei pregiudizi, dei giudizi già formati, e quelli sono più duri da togliere. Grazie, molto interessante. Sì, molto. Ci sarebbe una domanda da parte di una studentessa, Elisabetta Bontà, che vuole fare una domanda. Prego, poi Sì, la direttrice. buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Volevo fare una domanda perché lei ha citato il testo di Morris, nel quale c'è una larga parte dedicata all'apprendimento attraverso il volto, no? E come proprio i bambini apprendono attraverso il volto della madre. E questo mi ha fatto un po' riflettere su come noi oggi apprendiamo attraverso un volto mediato, cioè quello dello schermo, e come io sono al primo anno della magistrale, tutti i miei colleghi e tutti i miei professori li ho conosciuti attraverso questa mediazione digitale. Allora mi sono anche chiesta come è cambiato per voi invece l'apprendimento del volto, quindi proprio andare a studiare
il volto così digitalizzato rispetto a quando veniva fatto appunto manualmente. Lei ha parlato di spessori rispetto alla muscolatura e quindi mi sono domandata se poi venivano fatti una specie di calchi, maschere, cioè come veniva questo procedimento, cioè mi interessava questa cosa. Certo, appunto, la fase, diciamo, di costruzione degli anni 80 e 90 era veramente materica, appunto, erano degli artisti, sostanzialmente degli scultori, cioè una notevole manualità. Ed è un aspetto che, appunto, manca adesso con le nuove tecniche. Nel senso, noi adesso possiamo, se vogliamo, fare stampe 3D di ogni passaggio, però è una cosa, una percezione completamente diversa, insomma. E immagino, io alla fine da quel punto di vista, diciamo, eredito il lavoro di altri, perché appunto noi come gruppo abbiamo un modellatore che si occupa della ricostruzione 3D, però appunto è diverso. Sicuramente la vestizione, la chiamo così, della muscolatura fatta alla vecchia maniera, immagino desse delle informazioni, delle, come dire, anche delle sensazioni diverse rispetto a quella che fa il computer. Il computer permette, ecco, il vantaggio è la velocità, perché appunto faccio l'esempio della mostra facce, noi abbiamo realizzato una cinquantina di ricostruzioni in pochi mesi, perché appunto Sant'Antonio ha dato il là, ma poi abbiamo realizzato 20 ominini e altre ricostruzioni in pochissimi mesi. Quindi ovviamente lavorare in digitale permette di accelerare e altra cosa permette di essere oggettivi, più oggettivi. Nel senso che quando il modellatore pone i punti sul cranio, lo può sbagliare di qualche millimetro, frazione di millimetro. Quando lo fa il computer non sbaglia nel posizionamento, nello spessore. E quindi diciamo abbiamo un processo replicabile, quindi ecco, dal punto di vista scientifico è un elemento, se lo fa il nostro modellatore o se lo fa un altro modellatore, il risultato finale è lo stesso, mentre appunto nella fase, diciamo, manuale, questo poteva, c'era un margine di soggettività più alto, quindi c'era un'interpretazione a volte più artistica che poteva alterare un po' dal punto di vista scientifico il risultato finale. Però io in video, appunto, mi è capitato di vedere un antropologo forense che faceva alla vecchia maniera e in video quella manualità rispetto a questa, insomma, cioè proprio la. Perché alla fine il cervello lavora più rispetto al computer. Immagino i vari strati che vengono messi ed è quello che faceva l'artista sostanzialmente. Mi scusi, aggiungo una piccola cosa, ma oggi viene una volta ricostruito, diciamo, digitalmente, poi viene in qualche modo anche ricostruito, sì o no? C'è stato un attimo un'interruzione dell'audio, viene, si può ripetere perché così. Ricostruito, scusi, viene ricostruito digitalmente, ma c'è in qualche modo anche, una possibilità di ricostruirlo materialmente? Sì, appunto, ogni passaggio delle fasi può essere stampato con appunto la stampante 3D. Noi 3D. l'abbiamo fatto per Sant'Antonio, l'abbiamo fatto in altri contesti, proprio, soprattutto in contesto religioso, arrivare all'immagine non è sufficiente, ci vuole un oggetto da venerare, sostanzialmente l'immagine, sì, si può venerare anche l'immagine, ma. E quindi ci viene proprio richiesta la stampa 3D e si può fare. È veramente un discorso economico, ha un costo e quindi se il committente può sostenerlo, noi diamo il file, sostanzialmente il file grafico per la stampa. E lì dipende appunto dall'interesse e dalla disponibilità economica. Si può tecnicamente, ogni passaggio è fattibile. Difatti, su questi sono file sostanzialmente che si possono stampare. Diciamo, banalizzando all'estremo, ogni file può essere stampato. Grazie mille. Prego. Io avrei un'altra domanda, poi magari a breve iniziamo anche a salutarci perché sono già quasi 2 ore. Però avrei una domanda che un po' sorge proprio da questo dibattito, perché
Deve sapere che in una parte del Trattato di semiotica generale di Umberto Eco, no, questo testo proprio fondativo per noi e per la disciplina, c'è un capitolo che Eco dedica al problema dell'iconismo, cioè cosa vuol dire avere a che fare con le icone, no? Come segni che hanno un certo, come dire, riscontro, significato, cerco di farla molto breve. E il problema della somiglianza nell'iconismo, no? Quindi cosa vuol dire che le cose si assomiglino? E Eco riporta come caso per pensare appunto la somiglianza alla maschera mortuaria, no? Perché dice effettivamente è uno di quei pochi segni iconici, no? Dove possiamo pensare che effettivamente esista una congruenza tra la forma e tra la sostanza, no? Però nessuno mai potrebbe pensare al vedere un calco che quello sia veramente, come dire, che quello sia una persona, cioè come se il passaggio poi all'aspetto, la ricostruzione, no? Dell'aspetto, diciamo appunto, del volto umano, della persona incarnata in quella maschera si stia un po' perdendo. Invece, un po' da quello che lei ha descritto finora, dalle immagini che abbiamo visto e forse anche da questa esperienza così prolungata di fronte agli schermi che stiamo avendo durante quest'ultimo anno, sembrano questi calchi digitali molto più, come dire, capaci di restituire una certa aura umana, di umanità, che però in qualche modo resta sempre, come dire, discussa, discutibile, ecco, quando voi in queste mostre, perché vabbè, a me il tema della mostra, dell'allestimento, delle curatele è un tema che mi appassiona molto, mi dedico anche un po' a questo, e quando voi nelle mostre presentavate questi oggetti, in un momento poi anche storico, se non mi sbaglio, fosse il 2005, 2015, scusi, quindi dove ancora forse questa mediatizzazione assoluta che stiamo vivendo oggi, se pensabile solo in un contesto di narrativa distopica, credo. E quindi delle mostre, questi volti ricostruiti erano in grado di, come dire, attivare immaginari anche sulle persone, non solo sull'interpretazione di queste vite, cioè si riusciva a pensare veramente al soggetto, come dire, a evocarlo, a fare tutto quello che forse una maschera mortuaria non era in grado di fare prima. E la mia sensazione è che in parte ci siamo riusciti. E non ho purtroppo il video perché non sono nel mio ufficio oggi, ma sono a casa dei miei genitori per questioni, diciamo, di gestione della famiglia. Ma su Petrarca, ad esempio, una ricostruzione, ho mostrato appunto il viso neutro, ma poi siamo andati avanti, l'abbiamo invecchiato a 70 anni, perché appunto, ecco, una cosa che non ho mai detto, ma si ricostruisce il viso al momento della morte. Il viso è quello, lo scheletro racconta quello, ovviamente con le nuove tecniche che usa anche la polizia scientifica, insomma, per ricostruire identikit di persone ricercate, si possono invecchiare o giovanire, ringiovanire. E Petrarca siamo riusciti a farlo parlare sostanzialmente, quindi abbiamo fatto una ricostruzione più viva, perché abbiamo usato un attore. Abbiamo tracciato sul viso suo, lo descrivo, magari vi mando il video se lo riesco a trovare dall'ufficio a partire da lunedì. I punti antropometrici, che sono proprio quelli degli spessori, dei muscoli, che sono quelli che ogni volta che parliamo, azioniamo in maniera inconsapevole, e abbiamo indicato appunto sull'attore, segnato fisicamente l'attore con questi punti. Quindi lui recitava uno dei sonetti di Petrarca, il computer. Abbiamo ripreso questa esperienza e poi sovrapposto i punti dell'attore con i punti di Petrarca, che è quello che fanno ormai nei film, pensiamo al Signore degli Anelli, insomma, per farne un esempio, Gollum, c'è un attore dietro che recita e quindi le espressioni sono dell'attore che il computer trasporta nella versione aggiunta, diciamo, sovrapposta del personaggio. Quindi si può fare, quindi queste sono varie modalità per rendere più vivo. Questo è stato uno, farlo parlare, farlo toccare un altro elemento, insomma, cioè, e mi rendo conto che la parte tattile, giustamente la studentessa diceva, l'esperienza materica è
ancora importante. Non solo, verrebbe da pensare per chi ha limiti cieco o ipovedente. In realtà anche una persona che non ha deficit da questo punto di vista, le informazioni che dà il contatto con la materia sono ancora uniche. Quindi anche nei musei cerchiamo sempre, e nei percorsi, di mettere questo elemento, toccare l'oggetto. Ovviamente vanno fatte anche lì, bisogna cercare un compromesso tra la conservazione dell'oggetto e questa esperienza. Però si cerca, perché più coinvolgiamo i sensi e più sensi coinvolgiamo, l'udire il suono, vedere che si muove, farlo toccare, coinvolgere gli occhi, è un'esperienza più immersiva, più completa, e quindi rende ovviamente più viva la persona e la ricostruzione che abbiamo fatto della stessa. Sì, infatti, ho visto che c'è una domanda, faccio solo un commento molto, molto veloce per poi dare spazio alla studentessa, alla dottoranda, anzi, che ha fatto la domanda. E quello che lei dice è molto interessante, mi fa pensare anche al problema della neutralità. Cioè, lei dice, e immagino che sia anche, come dire, un gergo vostro, no? Pensare al volto neutro. Però è molto interessante riflettere, cioè, qual è la prospettiva, no, di quella neutralità. Un po' da quel che ho capito è la neutralità della tecnologia, nel senso che poi voi anche, per esempio, in questi lavori di ricostruzione anche delle forme di vita che erano albergate in quei volti neutri, e insomma iniziate tutta una serie di appunto, ritorno all'immagine della stratificazione, no? Di vestimenti che sono vestimenti tecnologici e che creano uno scarto sempre più profondo rispetto a quella neutralità. Quindi è una neutralità che comunque, come dire, sempre richiede essere vestita, addobbata, messa in vita, no? Quindi è come se una neutralità per noi fosse solo l'attesa del prossimo passo, no? Dico, per noi, immedesimandovi con voi che state lavorando con quei volti, no? Come se un volto neutro finalmente fosse una fase, come dire, intermittente tra il momento in cui avete iniziato un lavoro e il momento verso il quale poi vi dirigete per la costruzione della curatela, della mostra, delle immagini, di quello che sia. Sì, è vero, il arrivare al viso neutro, che dal nostro punto di vista più tecnico, se vogliamo, è un viso senza glabro, senza espressioni, sostanzialmente. Esiste anche la maschera neutra in teatro, certo, che è molto usata proprio per trasmettere queste informazioni. Sostanzialmente corrisponde a uno stato muscolare neutro, rilassato, insomma, non ci sono. Se sorrido, ovviamente ci sono dei muscoli in tensione. Con un'espressione, chiamiamola seria, neutra, l'aggettivo corretto è quella, diciamo, i muscoli sono in una posizione non attiva, ecco, quindi quello è il punto di partenza per, appunto, intorno al discorso dei santi, a volte ci viene richiesta un'espressione anche, e quindi ovviamente dobbiamo muovere artificialmente quei muscoli. A Classe abbiamo fatto una cosa strana nella mostra di Classe, una suora Paolina, che è brasiliana, come missionaria, di cui avevamo un personaggio storico, di cui avevamo le foto, quindi non c'era la necessità di ricostruire il viso, perché il viso noi ce l'avevamo. Però tutta, diciamo, le persone che conoscevano questa suora parlavano del sorriso di questa suora, che era appunto, che operava con i malati, quindi in una situazione anche di forte disagio, questo sorriso rassicurante e quasi disarmante, se vogliamo. Solo che le foto di questa suora la raffiguravano, non c'era una foto con un sorriso, anche perché all'epoca, se andiamo negli anni primari del secolo, c'era anche, non si poteva sorridere facendosi la foto, c'erano proprio dei canoni da rispettare. E quindi noi, di nuovo, facendo finta di non conoscere le sembianze di quella persona, dal cranio, normalmente siamo partiti, siamo arrivati al viso neutro, abbiamo visto, tra l'altro, dal nostro punto di vista, abbiamo avuto un buon riscontro, il viso neutro creato con il viso reale, c'era una buona sovrapposizione, e abbiamo artificialmente creato quel sorriso che ci chiedevano.
che chiedevano i fedeli, ecco, insomma. Quindi c'è anche quell'elemento che va a volte tenuto in considerazione. Bellissimo questo esempio, è veramente una storia straordinaria, credo che la ripeteremo a molte occasioni agli studenti e alle studentesse, è veramente un caso straordinario. C'è un'ultima domanda forse, poi Sì, vediamo esatto. il nostro. Grazie Massimo. La domanda della nostra dottoranda Daria Archipova, che credo poliglotta, ha fatto anche lo sforzo di esprimerla in italiano molto, molto bene. Cerco Sì, riassumerla magari. di riassumerla, esatto. E diciamo che il tema è quello della relazione tra il fenomeno, cioè tra il riconoscimento del volto nelle immagini digitali. In particolare, la dottoranda fa riferimento all'uso di Photoshop o di altre tecniche di manipolazione dei profili, dell'immagine di volti sui social media, e come la reazione, diciamo, probabilmente creata la reazione, diciamo, rispetto a volti manipolati che vengono percepiti come volti veri, diciamo, e che appunto si possono attribuire al ruolo del neurone specchio. Quindi la domanda è rispetto a questa interpretazione, in seguito a questa reazione, diciamo, neuronale, che soffre di vari bias. Quindi la domanda è su quali strumenti, quali tools possono superare questi bias, che possono appunto essere utili a superare questa reazione, diciamo, a volti percepiti come veri, che invece sono stati manipolati da tools di vario tipo, come per esempio Photoshop o altre app che appunto toccano il volto, eccetera. Allora, rispetto a questo, soltanto se posso aggiungere una piccola cosa, leggevo Certo. proprio oggi che in un ristorante di New York utilizzano delle statue di cera di personaggi famosi per distanziare o cercare di distanziare gli avventori, no? Io trovo che le riproduzioni in cera, soprattutto di personaggi famosi, siano ancora abbiano un effetto di realtà fortissimo. E tuttavia manca questi tentativi di repliche, forse quel sovrappiù di, diciamo così, scientificità, tecnologicità, no? Che invece garantisce il fatto di passare da uno studio appunto antropometrico che poi dà luogo a questo tipo di rappresentazioni. Quindi ecco, mi sembra una domanda molto interessante perché diciamo un po' punta il dito sul fatto che sì, l'immagine ci appare realistica, però forse noi crediamo anche alla tecnologia che sta dietro l'immagine, no? Ha un effetto di realtà che è legato proprio all'aura della scienza, all'aura della tecnologia. Sono d'accordo intanto davvero con il professor Leone sul discorso delle cere. Le cere sono ancora usate in medicina proprio dagli studenti perché sono la miglior resa materica della realtà. Ovviamente adesso i vari software permettono grandi soluzioni. Sulla domanda in sé, diciamo, faccio un po' fatica a rispondere perché è un ambito che diciamo, ho tangenzialmente ho frequentato con la realizzazione delle mostre e questi percorsi. Comunque vedo un'evoluzione, appunto, ho detto che nel 2015 il cellulare che avevo a disposizione, ogni volta che diciamo, cercavo esempi di pareidolia, vedeva i due occhietti, il nasino e la bocca e lo riconosceva come se fosse un viso. Adesso no. Quindi è ovvio che c'è una ricerca, sempre anche nei software, a rispondere sempre di più alla realtà. E i riconoscimenti, sicuramente adesso sono molto più dettagliati, no? Non cerca i punti, gli occhi, la bocca. Ma che guardano anche le distanze tra gli occhi, l'ampiezza del naso, l'ampiezza della bocca, quindi una maggiore ricerca, quasi veramente di tecniche quasi da fotosegnaletica, appunto, un'immagine che abbiamo esposto dal museo
Lombroso, no, di Torino, è proprio, ed è uno dei meriti sicuramente di Cesare Lombroso. Appunto, c'era una foto di un criminale, un truffatore che operava nel Piemonte, Lombardia e anche in Francia. Cinque foto che apparentemente a una prima visione, cinque persone completamente diverse. In realtà Lombroso scoprì che si trattava della stessa persona perché si mise lì a misurare l'ampiezza degli occhi, la distanza degli occhi, e sovrapponendo vedeva che era la stessa persona. Quindi il cambiarsi e la pettinatura, mettere gli occhiali e farsi crescere la barba, cambiava la percezione della persona completamente. In realtà la persona era la stessa, anzi, veramente a distanza di pochi mesi, quindi pochi anni, credo che l'abbiano, come truffatore ha avuto una carriera non proprio felice, perché ha 5-6 foto segnaletiche, quindi 5-6 volte l'hanno preso. Però appunto è un segnale di come gli strati che aggiungiamo al nostro viso neutro, perché noi abbiamo un viso neutro inevitabilmente, fanno percepire il nostro viso in maniera completamente diversa, e anche i software di adesso credo che si stiano via via adeguando, ecco, insomma. Adesso credo che anche proprio per un discorso di sicurezza in questa fase, in alcuni luoghi, c'è proprio l'informazione biometrica, che sono dati sensibili che noi involontariamente a volte diamo senza saperlo. Quindi infatti veniamo misurati e quindi riconosciuti. Molti dei casi di cronaca vengono risolti così. Bene, grazie, grazie, grazie davvero Nicola. Anche Grazie a la voi. dottoranda ringrazio per la risposta che le ha dato. Bene, credo che potremmo concludere la giornata di oggi, non so che ne pensiate. Bene. Sì, grazie, grazie per questa straordinaria conferenza. Grazie a Forse voi. un'ultima, in un minuto finale, lei lavora in una nicchia molto interessante, ma chi volesse fare il suo mestiere cosa dovrebbe studiare, secondo lei? All'antropologia ci si arriva per strade diverse. Adesso stanno iniziando percorsi proprio di percorsi di studio. Bologna mi sembra che abbia una laurea in antropologia fisica. Appunto, io come formazione sono biologo, però di fatto dalla tesi sperimentale in avanti mi sono occupato proprio di antropologia. Ma non c'è un percorso in Italia, purtroppo, ci si arriva in vari modi. Io lavoro con archeologi che sono esperti, proprio dal campo hanno acquisito le conoscenze antropologiche. Lavoro con antropologi culturali che, lavorando a volte con, diciamo, oggetti etnografici che sono parti umane, possono essere il cranio, hanno acquisito competenze. Quindi non c'è un percorso in Italia ben codificato, sta iniziando. Purtroppo non è una professione, in Italia non viene ancora riconosciuta la professione, ad esempio, dell'antropologo forense, poco anche quella dell'antropologo fisico su scavo. Adesso stanno iniziando le soprintendenze a dotarsi, quindi. Ed è comunque, diciamo che gli orientamenti sono una laurea in scienze naturali, scienze biologiche, insomma, o mediche, però molti delle mie conoscenze che si occupano arrivano dall'archeologia, ad esempio, quindi partendo dalla produzione materiale sono arrivati. Perché appunto uno dei paradossi iniziali che osservavo io, degli archeologi impazziscono per il corredo funerario e si disinteressano della persona per cui quel corredo è stato creato. E quindi per l'antropologo abbiamo un po' di rivalsa, ce l'abbiamo, ma adesso è migliorato molto il clima. Cioè, a volte venivo in passato, ma non un passato remoto, fino a 30 anni fa, quando si scavavano le necropoli, non c'era un antropologo fisico. Venivano recuperati i corredi e le ossa messe in un magazzino. E il contesto dello scavo è come un contesto, diciamo, forensic, di scena criminale, è un contesto irripetibile. Il 90% delle informazioni o le prendiamo lì o non le prendiamo più. Adesso comunque la sensibilità è mutata e proprio, diciamo, un po' anche per una questione anagrafica, insomma, anche il progredire di molte tecniche di ricerca ha favorito questo. Quindi percorso, diciamo, che ognuno se lo deve cercare, la laurea in scienze naturali, scienze biologiche, archeologia può essere il primo passaggio in questa direzione. Benissimo, grazie, grazie mille per la conferenza, Grazie a grazie voi. anche alle professoresse Elsa Soro e Cristina Voto per aver organizzato questo bellissimo incontro.
sempre hanno sempre delle idee, diciamo, straordinarie per rilanciare l'interesse di Facets. E do appuntamento a tutti a giovedì prossimo, sempre alle 8, per un'altra ora di lezione e poi dopo un incontro con un altro relatore e relatrice del seminario sui cronotopi del volto. Intanto vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Arrivederci. Dottor Cavara, lei quando vuole può assistere alle lezioni, non si preoccupi, il link è sempre questo, quindi è più che Volentierissimo. benvenuto. Grazie, Assolutamente. approfitterò, approfitterò. Bene, arrivederci. Arrivederci, buon fine Grazie, arrivederci, settimana. arrivederci. Ciao Cri, ciao Massimo. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci. Arrivederci agli studenti e buon fine settimana.